Parese, va. No, bravo Fabiani, si laseva. Fabiani, che golazo! No! No, Fabiani! Gadaleta di testa. Basanisi all'altro lato per il Battawi. El Battawi, e la scavina la rete! Buonasera a tutti, siamo in diretta per la puntata del 18 marzo del Tatantatan Club. Come potete vedere il nostro ospite d'eccezione è già presente, prima presentiamo gli altri, però salutiamo il nostro direttore Valerio D'Amico. Ciao Valerio. Ciao Francesco, buonasera a tutti e grazie all'ospite d'eccezione per averci onorato della sua presenza questa sera. Grazie a voi, buonasera a tutti. Salutiamo il membro del Tatantatan Club, Francesco Ponticelli. Buonasera a tutti. Il nostro fotografo preferito, Marco Stile. Buonasera a tutti. E Lorenzo Refice. Ciao Lorenzo. Buonasera, occhio però con il fotografo preferito perché c'è qualcuno che potrebbe prendersi contro. Ci sono tanta gelosia, potrebbe esserci della gelosia. Questo è vero, forse ho sbagliato, vabbè, mi saprò rifare. Ma perché Peppe, mi ama Francesco, è questo. Peppe, diciamo Peppe perché so che tu preferisci così, va bene per te, no? Sì, va benissimo, preoccupare. Peppe, io ti ho lasciato per ultimo perché volevo presentarti con questo piccolo video che ho realizzato per te. Gol del pari al 27esimo con Caccavallo che infilza Fusco, ribadendo in rete un cross al bacio dell'indemoniato Rossi. Gli uomini di Mariotti. Il preludio al gol dei Molossi, che arriva al secondo minuto di recupero grazie ad una gran giocata di Caccavallo che domestica la perfezione in cross dalla sinistra, si accentra e disegna una parabola imprendibile per Chissanti. Che giocata, che gol. Un sinistro che ha incantato tante maglie. Io prima di intervistare te, chiaramente mi sono un po' preparato, ho visto un po' la tua carriera. E ho visto che hai iniziato a Lecce, con cui hai giocato anche la Serie B, e poi praticamente ogni anno hai quasi sempre cambiato maglia: Cosenza, Siena, Salerno, Caserta, Crotone, Pagani, Taranto, Venezia. È un dato che mi ha incuriosito: come mai? Per motivi familiari, per motivi lavorativi o per che cosa? No, allora, sinceramente, inizialmente i miei cambi di squadra, proprio ad inizio carriera, sono stati dovuti a delle scelte che fai da giovane, sai, quando sei ragazzo e ti fidi dei procuratori, e quando poi sei grande e vieni a sapere che spostandoti prendono tante commissioni, poi lo capisci tardi, e quindi è stato all'inizio più che altro questo, poi all'età un po' più matura qualsiasi scelta che ho fatto l'ho fatta con le mie decisioni, però ero già abbastanza grande. E ho visto che infatti poi alla fine, diciamo verso la fine, qualche anno fa sei legato particolarmente a Carrara e a Gubbio, dove hai fatto più presenze. A Carrara ne hai fatte 53, a Gubbio 50, sono i tuoi club con cui hai fatto più presenze. Cosa ti è piaciuto di più? Perché cosa ti ha spinto a restare in questi due club? No, perché mi trovavo bene, perché la mia famiglia e i miei figli stavano bene. Ti ripeto, ero già più grande, più maturo, non mi andava più di cambiare spesso, però poi dopo ci sono tante problematiche poi nel calcio, no? Che ti spingono a dover cambiare, a dover scegliere. Come Carrara è stata una scelta di cuore, una scelta legata alla famiglia che si è trovata bene lì. Il primo anno ho rifiutato Venezia, restare a Venezia in Serie B con l'allenatore Dionisi, perché preferivo ritornare a Carrara con Baldini, proprio perché era una scelta dettata dalla famiglia. Sì, è un fattore importante la famiglia, assolutamente, è la prima cosa. Io, caro Buffardi, io mi permetto di rimproverarti un attimo, non so, mi senti bene?
perché preso sì. dall'euforia di salutare il nostro Peppe, non hai salutato chi ci segue da casa. E quindi salutiamo tutti i tifosi molossi e ovviamente, come sempre, le curiosità per Peppe. E mi permetto di fare anche io una prima domanda. Hai letto prima il suo curriculum che parla di piazze importanti, di maglie pesanti, quindi uno di quelli abituati a reggere la pressione, ed è stato probabilmente questo che gli ha suggerito o comunque gli ha fatto capire che lasciare la nocerina, come hanno fatto gli altri suoi compagni della prima parte della stagione, in maniera quasi fugace, se mi passi il termine, era sbagliato. Sei stato l'unico a lasciare una nota, un ringraziamento, delle parole d'amore verso questa piazza, proprio perché effettivamente i colori rossoneri credo che ti siano rimasti in qualche modo nel cuore, e ti va dato atto e ti faccio i complimenti di questo. Non ho avuto occasione di farlo prima, lo faccio adesso, perché di fatto ci rivediamo per la prima volta. Mi hai anticipato, ti sei arrivato più tardi. No, hai detto bene. Guarda, io lo scorso anno ho passato un brutto periodo, sai, a 36 anni rompersi il crociato, accettare un progetto per restare vicino alla famiglia, sai, in Campania, non volevo accettare altri progetti al di fuori di quello che mi è stato proposto alla nocerina. Io ho fatto di tutto per venire alla nocerina quest'estate, perché era una piazza che ho rifiutato in Serie B quando c'era il presidente Citarella nel 2011. Infatti lui mi ha sempre domandato, qualsiasi volta che l'ho visto, perché io l'avevo rifiutato, ma c'erano, come ho spiegato prima, c'erano altri componenti, no? Di mezzo. E quindi mi affascinava proprio il calpestare quello stadio, quei tifosi, mi piaceva tanto. Quindi ho insistito tanto anche io quest'estate, dando carta bianca alla società, senza pretendere nulla, perché sapevo che ero un giocatore grande, sapevo che veniva da infortunio grave, e quindi ho accettato senza nessuna pretesa. Ecco. Peppe, chiedo scusa, vabbè, posso intervenire io? Peppe, volevo chiederti una cosa. Tu sei un uomo navigato, hai calcato campi importanti, insomma, poi sei anche un uomo, tra virgolette, maturo. Che cosa non ha funzionato all'interno della nocerina, e se eventualmente i problemi di cui si è paventata, si è avuta notizia all'interno dello spogliatoio? Noi siamo partiti come una corazzata. Dal tuo punto di vista, che cos'è che non ha funzionato? Guarda, non ha funzionato, forse per alcuni sentivano veramente la pressione della piazza della nocerina, e non è stato facile quello, perché quest'estate c'era un grande entusiasmo, si voleva partire col piede giusto, col piglio giusto. Si è sbagliato sicuramente qualcosa, perché se poi a dicembre si è rivoluzionato tutto, sicuramente si è sbagliato qualcosa, se c'è stato il cambio dell'allenatore, quindi già quando si cambia l'allenatore significa che qualcosa non sta andando. Certamente lo spogliatoio era compatto, noi più grandi, parlo io a Agostino Garofalo, abbiamo fatto di tutto per tenere stretto e unito lo spogliatoio, no? Però poi dopo, quando non arrivano i risultati, ci sta sempre da domandarsi qualcosa. Poi sono sempre i presidenti, i soci, il direttore a prendere decisioni importanti, però sicuramente qualcosa non andava. Da casa ti hanno fatto praticamente la stessa domanda di Lorenzo, e in più ti chiedono del tuo rapporto con Esposito. Guarda, io il mister l'ho conosciuto l'anno scorso alla Gelbison, perché venivo da Siena, volevo tornare in Campania, e quindi lui con il presidente della Gelbison mi avevano convinto di accettare la scelta Gelbison, anche perché io, avendo una casa a mare lì vicino, ero a 20 minuti. Però la problematica è che dopo pochi giorni ho avuto questo infortunio grave, quindi l'ho conosciuto ben poco. L'ho riconosciuto quando è tornato verso febbraio, e poi dopo è stato di nuovo rimandato via. E quindi diciamo che a Mister Esposito io l'ho conosciuto poco, però in verità è stato l'unico allenatore che quest'estate mi ha chiamato, mi ha detto: so che vuoi restare in Campania, io vado a Nocera, se te la senti di venirmi a dare una mano. E quindi mi ha dato lui questa opportunità di venire a Nocera.
Intanto ti saluta Paulino Barone, che giocatore, lo adoro e così sarà sempre. Grande Paolino, lo saluto, una bravissima persona. È uno di Gennaro. quelli che ci stava molto vicino anche nello spogliatoio. Gennaro Di Marino, a prescindere da come è andato, un abbraccio a Peppe Caccavallo, vero signore, ed uno dei pochi a salutare la piazza. Vincenzo Petrosino ti chiede, chi ti ha proposto alla Nocerina o sei stato cercato dalla società, ma in parte praticamente hai già risposto a questa domanda. No, ma Sei ti stato... ripeto, sì, mi ha dato l'opportunità il mister Esposito, però poi io devo parlare con i presidenti, perché come ben sapete non era uno né due, e quindi con loro forse uno o due mi conoscevano bene, Rosario Stanzione, Gambardella, alcuni neanche sapevano chi ero, e questo mi preoccupava un po', però non mi interessava, mi interessava soltanto mettermi bene perché, ripeto, io ho accettato la nocerina, a una condizione, che non pretendevo nulla, sapevano loro che io tornavo da un infortunio grave, sapevano che ho portato un fisioterapista per starmi vicino, per mettermi bene il giro di andata e far bene il giro di ritorno. Quindi alcune persone sapevano, la mia situazione e soprattutto hanno conosciuto l'uomo. Poi come è andata a finire, a me non, in questo momento non mi va di parlare perché ci sono rimasto male anche io, però faccio il tifo per la Nocerina e per i miei ex compagni. E questo ti rende onore e fa capire il tipo di persona che sei. Io, visto che a me piace sempre analizzare i dati, chi mi conosce lo sa, io ho visto che tu hai fatto 247 presenze in Serie C, 30 in Spica, Salerno, Crotone e Lecce, e questo è stato praticamente il tuo primo anno in Serie D. Cosa c'è di diverso con la Serie C? C'è un abisso o no? Guarda, bisogna calarsi nella categoria, vedi, ci sono tanti, tanti giocatori che fanno la Serie D da anni perché sono etichettati giocatori di Serie D, però ci sono anche giocatori forti che la fanno per scelta, la fanno per tante ragioni. Il livello certamente è diverso. Io la cosa che ho notato in Serie D, ma come anche negli ultimi anni in Serie C, faccio fatica a trovare i talenti. Forse qualcuno... lo sto vedendo e fortunatamente ce l'abbiamo anche qui ad Angri, però qualcosa di diverso c'è tra la Serie D e la Serie C. Lorenzo, perdonami, ma tu che lo conosci bene, ma hai notizie del Ciccio Cuomo che scappa? Perché Ciccio stasera Cuomo doveva essere. sta... No, no, è una questione di momenti. Sta tornando da Agropoli. Io penso che da qui a qualche minuto sia dei nostri. Insomma, poi ci spiegherà se vuole che cosa è andato a fare ad Agropoli. Comunque, Se è ne da fare il prossimo bagno, all'ingresso, forse. probabilmente. Peppe, un'altra domanda te la faccio io, visto che gli altri due interlocutori tacciono. Spesso ti è Io stata tra data poco mi l'etichetta. intrometto, Ale, col tuo permesso, dopo. Certo. No, io qua non c'entro, sono ospite come te, quindi non hai bisogno del mio permesso. Stavo dicendo, spesso ti è stata data l'etichetta del calciatore decisivo a partita in corso, perché effettivamente. Nei i due gol che hai fatto, li hai fatti da subentrato e credo che anche le migliori giocate in maglia rossonera, ti parlo ovviamente, le hai fatte subentrando dalla panchina. È una cosa scomoda o paradossalmente a volte, scomoda, antipatica, o paradossalmente a volte può essere un vantaggio, nel senso che entrare e spaccare la partita con le caratteristiche che hai tu. Io credo, e l'ho detto proprio oggi con Lorenzo, e ne ho parlato anche con altri colleghi in tempi non sospetti, che secondo me saresti stato utile più del pane anche alla seconda nocerina. In Molto questo utile. ruolo, soprattutto in questo ruolo. Allora, ti dico una cosa. Io ho sempre pensato, queste sono parole che mi ha fatto, cioè mi ha consigliato all'epoca anche Silvio Baldini. Quando un giocatore si sente forte, si sente un titolare, è titolare anche quando subentra. Io soprattutto quest'anno la mia richiesta è stata di dare una mano ai giocatori giovani, ma soprattutto anche ai giocatori non giovani, giocatori che hanno sempre fatto la Serie D. E quindi io ho consentito, cioè ho fatto una premessa che io volevo anche giocare il secondo tempo, anche le 20 minuti, perché a me non interessava giocare titolare, perché io non ho bisogno di sentirmi di partire titolare per dimostrare chi sono. E questo era quello che io ho cercato di far capire
a tanti di loro nell'interno dello spogliatoio, perché la maggior parte dei giocatori, quando non partono dall'inizio, non si sentono titolari, non danno qualcosa in più quando subentrano. Invece devono capire che quando si subentra si fa sempre qualcosa in più e si deve fare qualcosa in più, perché sicuramente se subentri è perché quello che sta giocando non ha dato quello che doveva dare, e quindi è sempre stato questo la mia veduta di calcio. Da casa Marilu Barile ti saluta, ciao Peppe, spero che quantomeno non abbiamo perso tuo figlio come tifoso, era felicissimo di venire allo stadio e ti fare nocerina. Confermiamo, a bordo campo era attivissimo. Sì, sì, no, loro, credetemi, ci sono rimasti male, per la prima volta non ho fatto una scelta, perché di solito io chiedo sempre consigli a mia moglie, no? Quando devo cambiare una squadra, devo andare da qualche parte. Sinceramente mia moglie, come i miei figli, non volevano che io andassi da nessuna parte, perché dicevano: Peppe, tu vieni da un infortunio grave, ti vogliono bene a Nocera, stai bene, perché devi andare via? Però poi il calcio è così, la vita è così, però i miei figli ci sono rimasti male, perché si erano, sai, cantavano, io li vedevo al campo, io soffrivo quando ero infortunato, li portavo allo stadio, li vedevo cantare, li vedevo tifare. Poi per un padre, per un genitore è bello vedere, no, i propri figli. Sognavo sempre di quel gol con i miei figli da Cattapalle a Nocera, però purtroppo non è stato così. Luigi Bove, l'unico che è andato via a dicembre, davvero professionista, ringraziando i tifosi con quel comunicato, a differenza di qualche suo collega, dilettanti veri. Tra Caccavallo e Guida doveva restare il primo. Alfonso Picerno, domanda per Caccavallo. Secondo te il modulo adottato dal mister ad inizio stagione era in linea con le caratteristiche dei calciatori presenti in rosa? Un saluto. Guarda, allora, inizialmente mister Esposito, lui era partito per giocare con 3-4-3. Anche perché le caratteristiche della squadra erano con parecchi esterni d'attacco, e quindi ci siamo ritrovati per necessità, per vedute dell'allenatore, ci siamo ritrovati a giocare spesso un 5-3-2, non abbiamo mai provato un 4-3-3, perché per il mister poi le scelte fa sempre l'allenatore, non era una squadra adatta con giocatori presi per fare una difesa a 3, non era una squadra adatta per giocare una difesa a 4. Come ben sapete, Crasta da terzino destro, anche con l'arrivo dei mister Nappi, faceva fatica, e adesso vedo che invece da centrale, come anche io gli dissi a mister Nappi, guarda che questo centrale è un fenomeno, infatti mi vedeva, però le scelte, le valutazioni le fa l'allenatore che c'è, la società, non possono dei giocatori condizionare delle scelte dell'allenatore. Assolutamente. Peppe, scusami, a questo proposito volevo chiederti una cosa, è una mia curiosità, ti faccio un cappello iniziale velocissimo. A me dispiace, io ti conosco io ti seguo da anni, insomma, so, e sono bellissime le parole che hai detto, che non c'è bisogno di partire titolare per sentirsi un calciatore forte. Questa è una cosa molto bella. La domanda invece è: che tipo di persona era Esposito? Avete avuto la possibilità di confrontarvi? Avete avuto la possibilità di parlare con lui? Ti dico questo perché nei nostri confronti, ti ricordo che noi siamo giornalisti, ma prima di tutto siamo tifosi della Nocerina, è sempre stato molto rigido. Con voi invece? Guarda, con noi era una persona sciolta. Secondo me qualcosa non è andata, lui soffriva qualche pressione, no, sicuramente dai tifosi che non arrivano ai risultati, evidentemente da qualcun altro, quindi quando scattano questi meccanismi non si riesce ad essere l'allenatore che si dovrebbe essere, perché io, ripeto, l'ho visto, cioè ho sentito parlare di lui quando ha vinto con la Gelbison, l'ho conosciuto pochissimo l'anno scorso, c'ha delle idee di calcio che piacciono, che fanno bene in questo mondo, sai, del calcio nuovo, moderno, però sicuramente anche in lui qualcosa è scattata in negativo, che non, sai, quando si va in confusione, però con noi giocatori lui ha cercato di dare il massimo, però poi dopo a volte il massimo non ti porta dove si vuole arrivare. Ecco, Marco, è da un po' che si sta mantenendo la domanda, quindi assolutamente.
con piacere. Intanto volevo ringraziare Peppe per anch'io mi accodo ai vostri ringraziamenti per quanto riguarda il saluto che ha fatto la Nocerina e per l'amore che ha provato pur essendo stato con noi per la nostra maglia. Io da fotografo mi viene in mente effettivamente, quando si torna a casa dopo una partita, si ricorda, si vanno a vedere un po' le fotografie, no, della gara, ovviamente, per pubblicarle, e i calciatori che hanno inciso maggiormente nella partita sono quelli che entrano nel maggior numero di fotografie. A questi si associa quella classe di calciatori che tocca il pallone in un certo modo. Io, sinceramente, dalla Serie A in giù ne ho visti davvero pochi come Peppe Caccavallo. Per controllo di palla, per il modo in cui puntava l'uomo e per il fatto che comunque quando prendeva palla Peppe in questi pochi mesi, insomma, in cui è stato con noi, succedeva sempre qualcosa. Gli chiedo dunque, perché non questo tipo di calciatore sta andando scomparendo purtroppo e cosa c'è da fare nelle scuole calcio per avere più caccavallo e calciatori con una tecnica di base elevata, laddove adesso si va a prediligere troppo l'aspetto fisico? Guarda, ti ringrazio innanzitutto per le bellissime parole. Ti ripeto, purtroppo io vedo un calcio in maniera diversa. A me, come do i consigli ai miei figli, io preferisco che i bambini d'oggi giochino per strada. Bravo, Per bravo. me la strada viene prima di tutto, viene prima della scuola calcio, perché poi la scuola calcio, sì, ti insegnano la tecnica, però non ti fanno capire la fame, non ti fanno capire il divertimento, non... Nella scuola calcio non ti dicono vai e divertiti, adesso è tutto schematico, è quello che manca. Per questo ti dico, faccio fatica a trovare i talenti. Io ti ho detto, quest'anno, cioè all'Angri, ho la fortuna di aver visto un talento che non vedevo da anni, che è Simone Ascione, nel 2005. Credetemi, è un talento puro. Però è sempre un giovane che va gestito, un giovane che sente il peso del caricarsi la squadra, perché poi sempre di un giovane stiamo parlando. Però il problema vero di questo calcio d'oggi è che è tutto schematico. Cioè, fai di qua, fai questo, fai quell'altro, marca il play. Per me devono avere fantasia, si devono divertire. Peppe, nel frattempo, mentre tu parlavi, ho letto qualche altro commento e Buffardi, ma è arrivato Ciccio Cuomo, scusa. Un attimo di rispetto il per chi problema è ha un lo po' di stesso taglio dei interferenza. capelli. No, C'era no, un non ha il okay. tuo. Un attimo di rispetto perché Buonasera, buonasera. ero l'unico ad avere il taglio di capelli anomalo, quindi mi fa piacere di essere in compagnia adesso. Buonasera, un saluto al talentuoso e peccato giocatore grigio-rosso, non più rosso-nero. Grazie, buonasera. Marco, tu sei bravo, scusami, sei bravo a fare assist. Io mi hai rubato prima la domanda su Ascione perché la tenevo già pronta, però ti chiedo di un altro 2005, Gadaleta. Che ci dici di lui, visto che hai parlato dei giovani e che volevi dare una mano ai ragazzi, ti sei trovato nello stesso reparto un ragazzo arrivato dalla promozione che invece ha destato, secondo me, un'ottima impressione nella prima parte di campionato. Allora, siccome io non sono abituato a dire bugie, non le ho mai dette, non, e mai lo farò, fin quando starò in questo mondo del calcio, perché forse, sai, poi ritorniamo un attimo a quello che mi hai detto tu. In tanti mi dicono, Peppe, però tu potevi fare di più nella tua carriera. Io ho sempre detto, al di là degli infortuni che in 20 anni mi hanno massacrato, perché ogni anno ne ho avuto uno. Però io ho sempre detto, ci sono 20 anni in questo mondo e sono sempre stato me stesso, non ho mai leccato il culo a nessuno, non ho mai abbassato la testa, quindi va bene così la carriera che ho fatto. Tornando a Gadaleta, io a Gadaleta quando l'ho visto l'ho proposto subito al Pescara, subito. Infatti lui lo sa, potete chiederlo anche lui, parlo di verità. Ha avuto la sfortuna che è andato in nazionale lì. E si è rotto tutto. Poi adesso non lo sento da un po', non so come andrà a finire, però è un giocatore che anche lui è un grande talento. Peppe, ti chiedono, che sarà dopo il calcio giocato?
Non lo so, perché non ci voglio pensare. Ogni anno, dopo l'ennesimo infortunio che ho, dico sempre, mo smetto, però amo troppo questo sport, perché per me non è stato un lavoro, mi ha creato una famiglia, mi dà tuttora a campare, però per me è passione, per me non riesco a vedermi adesso lontano dai campi, sicuramente mi mancherà, però come ogni giorno vado al campo, faccio allenamento e dico ragazzi, imparate qualcosa, mi piace proprio dirlo, mi piace imparare qualcosa, cioè insegnare ai più giovani, ma anche ai meno giovani, quindi non lo so sinceramente cosa farò. Ma tu che cosa ti senti di più, direttore sportivo o allenatore? O procuratore? No, allenatore non mi è mai piaciuto, procuratore diciamo che anche con il mio procuratore ci intendiamo, vediamo i giocatori, e come direttore la sto valutando un po' la cosa, perché è una cosa che mi piace vedere i giocatori, mi piace dare una mano a quei talenti che purtroppo vengono bruciati poi nel percorso. Ti chiede Giulio Abbate da casa, forse in parte anche già risposto a questa domanda: secondo te chi è il giovane di maggiore prospettiva nella Nocerina? Complimenti, perché sei un signore, un calciatore d'altri tempi. Guarda, abbiamo parlato di Cataleta, io ho nominato prima Crasta è un giocatore che quando l'ho visto mi ha fatto un'ottima impressione. Se come io ho consigliato anche io, ma sicuramente anche altri, anche come Agostino, devono avere la testa sulle spalle, devono avere la testa sulle spalle e non mollare mai, e possono andare lontano. Sei passato dalla Nocerina all'Angri, un'altra piazza calda, che però lotta per ambizioni totalmente diverse, lotta per restare nella categoria. Come ti sei calato nella parte e che ambiente hai trovato? Guarda, mi sono trovato subito bene, perché ho trovato un grandissimo gruppo. Pure qui c'è un gruppo coeso, un gruppo fantastico. Peccato per come stanno andando le cose, però ieri abbiamo fatto una grandissima vittoria contro il Casarano. È una grande piazza, io non volevo scendere in Serie D e trovare e cercare una piazza tranquilla, vedi, io ho accettato il progetto a Nocerina perché sono uno che ama i tifosi, come la stessa cosa con l'Angri, mi ha chiamato l'allenatore, mi ha detto Peppe, so che vai via da Nocera, vieni a dare una mano, e così è stato, vado a vedere quanti tifosi ci stanno, e quello che possono dare, perché sono uno che cerca questo, però ti dico mi sto trovando veramente bene. Bene, ci va. Nel frattempo è entrato Alfonso, che è un grandissimo estimatore dei numeri 10, soprattutto quelli in maglia Nocerina, ovviamente. Il Mangiapane era il suo calciatore preferito, poi ovviamente Cavallaro, ricordando la nostra generazione. Non so se ha qualche domanda per Peppe, che è un altro che, insomma, col pallone tra i piedi sa fare tanto. Ciao Valerio e saluto tutti in studio e un abbraccio forte a Peppe. Sì, Peppe mi ha dato un ottimo ricordo a Nocera. In realtà volevo vedere un po' qualcosa in più, diciamo, anche più di questi 6 mesi del suo soggiorno qui in questa piazza. Quello che mi ha colpito è la sua lettera, te lo dissi già quando ci vediamo tutti i giorni, ok, la sera quando ci vediamo parliamo di tanto di Nocerina, tanto di Nocerina. E sottolineiamo insieme io e Valerio appunto la professionalità oltre che l'attaccamento alla maglia, seppur se è rimasto 6 mesi, scusate ma sto guidando qui a Nocera. Diciamo che per me Peppe è stato l'unico professionista che ha mostrato professionalità, appunto, scusate il gioco di parole, e l'attaccamento alla maglia, a differenza degli altri, diciamo, ex calciatori rossoneri che sono andati via a gennaio. La sua lettera, ti ripeto, mi ha colpito tanto, lui l'ha detto, quello che rimane sono i tifosi, ed è vero, lui vede i tifosi, ma anche i tifosi guardano i calciatori e cercano di andare ben oltre a quel che si vede in campo. Io ho una domanda a Peppe, sinceramente, Valerio, che non sono rimasto prima collegato, ti ripeto, perché ho smontato da un turno di pomeriggio di fuoco, e quello che voglio dire a Peppe: che cosa ti è rimasto di Nocera e la cosa che ti ha colpito di più in questi 6 mesi?
Allora, innanzitutto buonasera a te. Guarda, io ho un ricordo in particolare dove l'ho proprio spiegato qui ad Angri, perché la prima partita di Coppa Italia noi la facemmo contro l'Angri, no? Quella lotteria dei rigori, che io sbagliai pure due rigori decisivi, quando sono entrato al 90esimo, il quinto rigore, poi ne ho battuto un altro che avevo fatto gol. Inizialmente, sai, dei fischi, perché poi quando si sbaglia di rigore ci sono i fischi, però la cosa che ricordo quando sono andato a battere il terzo rigore, gli applausi, ma soprattutto la prima partita di campionato, no? Sai, entro dove ho sbagliato dei rigori importanti, all'inizio dei fischi, poi gli applausi, il boato, questa è una cosa che mi porto, perché io so i tifosi, io sono tifoso del Napoli. So i tifosi di cosa vivono, so i tifosi che guardano il sudore della maglia, e quindi questa è una cosa, è la prima cosa che ho raccontato, che ce l'ho proprio qui in testa da quando sono venuto lì a Nocera, e l'ho raccontato qui subito ai miei colleghi qui ad Angri. Nel frattempo da casa ti leggo qualche commento, continuano ad arrivare messaggi di affetto. Peccato, un vero peccato non averla avuto al 100%, sarebbe stato rivedere di nuovo Battaglia, tecnicamente molto forte. Maria Scarpa, uno dei pochi giocatori che si salva tra quelli che sono andati via, buonasera a tutti. La grinta di Caccavallo prima di entrare in campo al Simonetta Lamberti. Si dice Salvatore Pestolano, invece puoi sempre tornare nelle ultime 7 partite, rescindi con l'Angri e torna per farci vincere il campionato. Comunque penso che questa sia una delle cose più belle per voi calciatori. Sei stato praticamente 6 mesi, hai fatto 7-8 partite con la Nocerino, però hai lasciato un bel ricordo nel cuore di tutti. Credo che sia una cosa... Sì, no, ma questo mi fa piacere. Ma guarda, a me è dispiaciuto che con l'arrivo anche di Nappi ho giocato solo a cava, no? Poi sono uscito perché eravamo rimasti in 10, poi... Mi sono infortunato, non ho avuto più non ho avuto più modo di giocare con l'avvento dell'allenatore nuovo. E la cosa che mi ha fatto piacere è che il mister Nappi non voleva che andassi via. Lui me l'ha sempre detto. Lui mi ha detto: "Sei qua, non ti preoccupare, tanto pure se vai fuori, tanto ti buttiamo dentro, non ti preoccupare". Perché al di là del calciatore poi c'è l'uomo, capito? E questo mi ha fatto piacere, perché una persona che non mi conosceva ha capito subito come ero fatto, che mano davo allo spogliatoio, che mano davo in mezzo al campo quando c'avevo l'opportunità di giocare. Peppe, so che ti deve salutare Francesco tra poco, però ci sono due curiosità che arrivano da casa. La prima di Alfonso Picerno, che voleva ti ha chiesto perché ieri c'era il presidente del Brindisi, eccolo, allo stadio, a bordo campo addirittura. Ma guarda, non lo so, io l'ho chiesto a fine partita perché non sapevo neanche chi era, sinceramente. Non lo so. E poi questa che è più interessante aspetta che arriva, di Valentino Citarella, Caccavallo ha giocato con Tavano e Rosina, chi è più forte tra i due? Tavano, Ciccio l'ho conosciuto che era più grande di Rosina, perché Rosina sì, era grandicello ma c'era 34 anni, Ciccio l'ho avuto da 38 fino a 40, 41, Tavano è una cosa fuori dal normale. Peppe, se non ci sono altre curiosità, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Ringrazio Gianmarco Amato, con il quale mi sono interfacciato per permettere questa intervista, e un grosso in bocca al lupo per il proseguimento del campionato. Grazie a voi, crepi il lupo, un saluto a tutti i tifosi molossi. Ciao, ciao Peppe. Ciao, ciao. Buonasera. Ragazzi, questa è stata l'intervista a Giuseppe Caccavallo. Secondo me avrebbe potuto dare una grande mano alla Nocerina, a questa seconda Nocerina 2. Ponticelli, che ne pensa, che non ha proprio parlato? Guarda, pure secondo me ci avrebbe potuto dare una grandissima mano, soprattutto in quelle partite in cui puoi entrare e spaccare la partita proprio. A me sarebbe tanto piaciuto vederlo insieme a Liurni e Bakotau, tutti e tre insieme, perché sono anche un amante dei talenti, della tecnica.
si sarebbe un po' squilibrata forse la squadra, però vederli tutti e tre insieme per me sarebbe stato bellissimo. Peccato non averli. Ragazzi, ma chi è il, facciamo un po' di domande, chi è il 10 più forte che voi ricordate con la maglia della Nocerina? 10, non che abbia indossato la 10, Roberto. Come caratteristiche. Iniziamo da Lorenzo, che magari farà qualche nome che noi non conosciamo nemmeno. Beh, ce ne stanno tanti. Io ero piccolo e mi ricordo Mambrì, che era un calciatore, Portelli, che era un signor calciatore. Poi non è un 10, ma un grandissimo calciatore è stato Francesco Conti, Lorenzo Battaglia. E per qualcuno di voi, forse tu, la mia Caputo è stato uno di quelli che veramente, insomma, col calcio, insomma, ci hanno preso proprio dentro. Ce ne sono stati tanti. Poi arriviamo ai giorni nostri, insomma, che ne so, Giovanni Cavallaro per attaccamento, insomma, però quelli che io preferisco sono quelli del secolo scorso, diciamo così. Che poi, a proposito di Cavallaro, credo che sia stato l'ultimo che praticamente non ha mai sbagliato un rigore. Ah no, forse anche Maletic. Da quest'anno c'è una maledizione con i calci di rigore e le punizioni. Invece Cavallaro le segnava quasi tutte. I rigori, le punizioni, aveva comunque una buona media. Ragazzi, io penso che nel corso degli ultimi anni Roberto Merino, per quanto mi riguarda, non credo di aver visto poche volte in quei 6 mesi, poi l'anno dopo l'ho rimosso, non so voi sinceramente, l'esperienza successiva l'ho quasi rimossa, un qualcosa di secondo me sovrannaturale. Se fosse stato bene fisicamente, avesse condotto uno stile di vita sano, magari sarebbe stato qualcosa di diverso probabilmente. Qualcuno ricorda anche Massimo Campo, che insomma non ha lasciato un ricordo positivo alla Nocerina, ma che qualcuno ha scritto anche Carlo Giacchino, un altro che io amavo tanto onestamente. Emilio invece dice GC10, un bel 10, era un bravo allenatore, credo sia Giovanni Cavallaro. Ci suggerisce anche Negro, è vero, anche Negro era anche Negro, forse non propriamente un 10, però si avvicina. Qualcuno ricorda ovviamente Mangiapane. Che tiro aveva Mangiapane, ragazzi? Che tiro? Ah, ci ricordano anche di Farias, Carmine Lamberti. Che però non è un 10, secondo me, no Lorenzo? Assolutamente. È più un 7. È più un 7. Un 70. Ecco, qui Peppe ne ha visti tanti, Peppe Calabrese, lo salutiamo, ne ha visti tanti con la maglia della Nocerina. Lui dice Mangiapane. Li ha visti proprio anche allenarsi, quindi credo che sia un... Ciccio Cuomo, tu? Io li schifo tutti. Buonasera, Ciccio Cuomo. Avete nominato delle persone che non avrei mai nominato, quindi avete fatto già un hit parade. Però se proprio devo dire, magari per l'infanzia, perché magari si badava solo a quello che succedeva la domenica, anche se era bello come persona, la mia Caputo sicuramente. Roberto Citarella, che salutiamo, mi ha scritto in privato, non riesce ad interagire, ha detto Roccotelli e Musella secondo lui. Mamma Roccotelli mamma. Era quello della Rabona, giusto se non sbaglio? Non era un 10, sull'altro invece stendete un velo pietoso, ma stendetelo proprio. Roccotelli infatti dico quello che dice Lorenzo, io avrei, anche se tutti i nomi che ha fatto qualcuno l'avrei escluso, detto francamente, ma io parlo di calciatori, di caseifici, non ne capisco. Alfonso, per te il 10 più forte della Nocerina? Valerio, non ti sento bene. Il 10 più forte della storia della Nocerina, di quello che tu ricordi? Il mio primo 10 è stato Lorenzo Battaglia, questo è quello che ti posso dire. Poi a seguire, l'hai detto tu prima, è stato Mangiapane, è stato un amore subito. Cioè quello che ha fatto pure Francesco, che l'ha fatto squalificare alla Mezza per farmi avere la maglia, non so se ti ricordi di questo episodio, fa capire certo. Che mi ha impressionato come numero 10 che si doveva giocare i playoff e l'abbiamo fatto squalificare perché scese negli spogliatoi per farmi dare la maglietta con l'autografo, quando avevamo... Se non erro, avevamo 17 anni. Quindi sì. E allora... poi, ovviamente, anche Giovanni Cavallaro mi ha dato
il suo contributo, diciamo, come numero 10, forte, forte, forte con la maglia rossonera. Abbiamo dimenticato anche Mister Chiancone, Roberto Chiancone. Bravo, questa è una grande mancanza che ho avuto io, essendo più vecchio. L'ho letta da qua, da Mirko Barile, l'avevo dimenticato anch'io, onestamente. Come 10 tecnicamente su tutti Merino, dice Salvatore Maiorino. Merino, come no? Teniamo una tecnica con i pop dell'impressionante. È una tecnica con i cocktail impressionante. Sempre diretto il nostro Ciccio Uomo. Ma è la verità, perché un calciatore è fatto soprattutto anche di quello che è fuori, non soltanto dentro. Merino, con le qualità che aveva quando, come calciatore, se avesse avuto una testa diversa, avrebbe potuto tranquillamente ambire a palcoscenici molto molto elevati. Invece, insomma, lo spritz, la sangria e lo cia-cia-cia lo hanno portato poi comunque, insomma, ad esprimersi a quei livelli, e quelli erano. Vabbè, è un po' il problema di tutti i talenti: se non sono accompagnati dalla testa, il talento serve a ben poco, praticamente. Però ci sono talenti come il talento di Beri, che si è buttato via, e talenti come Alessandro Del Piero, che hanno fatto una carriera completamente diversa. È sempre la persona che fa la differenza. La persona è la testa. Assolutamente. A proposito di 10, il 10 va d'accordo sempre con un buon 9. Il nostro 9, che è il capocannoniere del girone, è stato ultimamente bersaglio un po' di critiche. Cosa ne pensate? Marco, tu cosa ne pensi? Ma allora, indubbiamente Federico non ha reso benissimo nelle ultime partite, ma intanto non va giudicato ovviamente l'attaccante solo per il numero di gol che fa. Effettivamente la cosa che mi ha un po', diciamo, cioè mi ha, ma comunque voglio dire, ha un po' stupito secondo me i tifosi, il fatto che effettivamente forse c'è stato un calo dal punto di vista fisico per aver tirato appunto la carretta per tutto il campionato, sia con l'Ostia che con la Nocia, ha disputato un inizio e giro di ritorno come tutta la squadra, favoloso, e quindi penso sia anche dovuto a questo, secondo me anche comunque ingeneroso, perché ecco, diciamo che gli serviva il rigore per risbloccarsi dopo appena un paio di partite di digiuno. Speriamo che sia propizio, perché ci aiuti per un finale di campionato in cui, ricordiamolo ovviamente ai nostri ragazzi e a chi ci ascolta, l'obiettivo è ancora vivo ed è quello del secondo posto. Valerio, c'è un problema rigori? Sì, però non è quello che pensiamo noi. C'è un problema che non ce li danno quelli che dovremmo avere. Quello è il problema principale dei rigori, perché ieri le immagini che abbiamo pubblicato forse non rendono troppo, ma ieri il rigore, ragazzi, che ci è stato negato al 90esimo, anzi al 94esimo, è grave. Cioè, chi era presente lì, e Francesco Ponticelli può confermarlo, cioè si è proprio visto in maniera netta e clamorosa il tocco di mano. Alfonso Picerno non è d'accordo, perché ci ha commentato su Facebook dicendo che non ha toccato con la mano, ma impresa diretta dal campo, clamoroso, ragazzi, quello che c'è stato negato. Forse quindi, da casa, in effetti, vale, non sembrava in effetti così clamoroso. Io non ho mai visto Ferdinando, voi conoscete l'aplomb di Ferdinando Padovano quando si parla di arbitri, che essendo un addetto agli arbitri tende in qualche modo, non dico a difenderli, però di certo non ad attaccarli in maniera netta e precisa. E ieri, Francesco, puoi confermare, era scatenato dopo quel rigore non dato, perché noi dal campo abbiamo avuto immediatamente l'impressione che ci fosse il tocco di mano e che fosse all'interno dell'area di rigore, quindi il problema rigori è questo. A qualcuno non fa piacere mettere in mezzo questo argomento, ma ancora una volta Nocerina penalizzata da scelte degli arbitri scarsi, non in malafede scarsi, però Nocerina ancora penalizzata. Ferdinando si è espresso anche sui social, tra l'altro, su questa cosa, sottolineando la classe arbitrale come sia mediocre in generale, ecco. Ma io direi dubbi anche sul rigore dell'Anzio, Cioè io, rivedendo le immagini, tanti dubbi, non lo vedo praticamente mai il tocco del piede del difensore nostro. Io sinceramente quello l'ho visto a rallenti e mi è sembrato esserci, molto sinceramente. Hai visto col VAR? Però,
Sì, però io credo che i rigori vadano anche segnati. Certo, se poi sbagli e segni la ribattuta, meglio ancora, però... Va bene lo stesso. Ed è quello che volevo chiedere, secondo me, poi certo non sono un tecnico, però io i rigori li farei tirare agli urli, non so voi cosa ne pensate, però due su due sbagliati, secondo me, è un dato importante da tenere presente per le prossime volte. Ma i rigori li calcia chi ha la testa più ferma in quel momento, secondo me. Effettivamente non è da escludere anche un impiego di un difensore in questo tipo di situazioni. Comunque li deve calciare chi è più fermo, restando che comunque almeno Federico ha segnato sulla ribattuta, non come chi l'ha preceduto nel giro d'andata. Va bene, pure se li segna tutti così... Ci fa fermare... Al fantacalcio è sempre più tre, Francesco, quindi voglio dire... Il rigore per Lazio, ricordi? Dicendo, rigore per Lazio, per la dinamica lo daranno sempre. Mazzei ieri male. Marco Stile, Alfonso Picerno, troppo sportivo. Cioè, ne ho presi di insulti anche quando veramente non so. Vabbè, Alfonso mi ama. Matteo Manto invece una domanda per Valerio, una domanda a Vale. La soluzione quale sarebbe, come ti dissi a Giugno, come il fatto della squadra? Non so cosa ti ha detto Giugno. Allora, a Giugno mi aveva detto che la Nocerina non era una... L'ho detto tante volte, quindi non ho assolutamente modo di dover modificare le parole di Matteo, che saluto e spero si sia rimesso, perché un malanno gli ha impedito di essere presente a Cisterna di Latina. Allora, aveva detto che la squadra non era stata creata bene, che l'allenatore non era particolarmente convincente, che il modulo adottato non era adatto alle caratteristiche dei calciatori. Poi aveva detto che invece con l'avvento di Nappi nella seconda parte, con le 7 vittorie, la Nocerina poteva recitare un ruolo da protagonista. Quindi adesso non ho capito la domanda, onestamente, di Matteo, non riesco a capirla, però ci ha indovinato per la prima parte, ai noi per la seconda no, perché onestamente la distanza dalla vetta è un po' è tanta in questo momento, e quindi non è stato profeta anche in tal senso. E quindi... Poi mettiamoci che quando la capolista perde noi non riusciamo a vincere praticamente, quindi sembra veramente una bestemmia buttata quest'anno. Comunque, Fausto Pisani, Cardella, Tosti Amare li aveva segnati tutti, bene per mettere, grazie per aver messo il dito nella piaga, però l'importante Ciccio, ma hai iniziato tu con le statistiche, quindi... Questo è vero, però l'importante, come poi ho detto, è che segni la ribattuta, che poi tra l'altro ho visto la classifica marcatori e Cardella è stato anche superato da Calì della Romana, quindi... Calì ha fatto 3 gol ieri. Esatto, sì, quindi Cardella deve assolutamente rifarsi sia sabato, che ricordiamo la partita è stata anticipata a sabato, e sia giovedì prossimo nello scontro diretto, perché alla fine noi... C'è chi guarda ancora la Cavese, ma diciamo che l'obiettivo migliore per ora sarebbe fare il secondo posto e cercare di vincere i playoff, e poi quel che sarà, insomma. Pasquale, sono tre, Alfonso, rispondo un attimo al Picerno, sì. Diretta ha sbagliato, gliene ha dati 4, io ho controllato il tabellino sui canali ufficiali e sono 3. Non ricordo il quarto nome, il quarto marcatore, mi sfugge, ma visto che sono un estimatore di Calì, sono andato a vedere se effettivamente avesse fatto poco. Ecco, perfetto, quindi ne ha fatti 3. Ciccio, gli arbitri sono scarsi, solo verso i nostri colori dall'inizio del campionato che è così. Sono dati di fatto, la società il prossimo anno deve comprare a quello che hanno... quello che hanno comprato i Cavaglioli in Lega, quello sarà il miglior acquisto, altrimenti il campionato non lo vinceremo mai. Il campionato è iniziato con il portiere del Cinzia Balonga, che a 40 secondi appunto all'inizio, 20 secondi controlla il pallone fuori dall'area di rigore, certo non sarebbe stato rosso, però punizione dal limite, giallo per il portiere, e quindi da là, se buongiorno sei dal mattino, diciamo che è continuato su quella scia. Alfonso Mancuso, l'azione del presunto rigore, azione molto veloce e ravvicinata, l'assistente poteva aiutare l'arbitro sicuramente, che era meglio posizionato. Beh,
la domanda che ti faceva Matteo Manza è che ci vorrebbe un grande riferimento in Lega che ci faccia un po' rispettare. Vabbè, vabbè, su questo non ci sono dubbi. Ci vuole un riferimento in Lega, ma ci vuole un personaggio, ecco, come c'è sempre stato quando si fa calcio. Ci vuole un direttore generale che abbia i suoi agganci, perché la Nocina ha iniziato senza direttore generale, noi non lo dimentichiamo. Poi lo è diventato Peppe Prete a stagione in corso, ma la Nocerina ha iniziato senza il direttore generale. Lorenzo, credo che sia una delle prime volte nella storia della Nocerina, tu la segui da qualche anno più di me, ma puoi confermare, direi che insomma qualcosa andava fatto di diverso dall'inizio. Sì, prima magari non si chiamavano direttore generale, insomma, voglio dire, avevano altri ruoli, mi ricordo pace all'anima sua al professore Nicola Califano, il ragioniere Antonio Lamà. Sono persone che voi non potete ricordare perché io avevo 10 anni, 12 anni, ed erano persone che inevitabilmente erano dei factotum, insomma, c'erano persone preposte ai contatti diretti quotidiani con la Lega. Però io volevo un attimo tornare indietro. Ragazzi, però non possiamo crogiolarci sugli arbitri, perché è troppo facile, è troppo semplicissimo. Anche un'altra cosa, gli arbitri si chiama terna arbitrale. L'arbitro centrale deve essere coadiuvato dai due. Se gli altri due sono più scarsi di quello centrale, viene fuori una mappina esagerata che non si capisce. Ieri, per esempio, tutto sommato, se analizziamo con tranquillità, la direzione di gara, a parte i tre episodi, e poi vengo a quelli, non è stata malvagia. Un arbitro fa la differenza quando nel momento topico ha la freddezza e la lucidità di giudicare l'episodio con equità assoluta. Poi Ciccio magari ci darà una dritta maggiore perché lui è quello più competente. Io non sono d'accordo, tutti dite che è rigore, per me non è rigore, io non l'ho visto, rivisto e stravisto. L'altro dubbio che ho è che potrebbe essere addirittura fuori area, ma l'episodio singolo non fa del cammino della Nocerina la differenza di punti, o quantomeno non è soltanto quello. No, certo, se arrivi a recriminare per un rigore al 90esimo qualcosa non, ragazzi, noi siamo 17 punti sotto, 16 punti sotto, non possono essere 16 sviste arbitrali, i problemi sono anche altri. Affrontiamoli con coraggio, diamo un nome all'errore che abbiamo fatto tutti quest'anno per non commetterlo l'anno prossimo, perché è troppo importante mettere le figure giuste al posto giusto e ripartire da uno slogan che loro hanno voluto come società, ma che ultimamente proprio loro, è il caso che andremo a trattare o che avremmo voluto trattare stasera nell'emblema, non sono stati capaci di gestire in prima persona. La gente chiede che questo silenzio finisca e non finisce, ci sono persone che stanno sparlando, offendendo la dignità di noi nocerini, di loro che sono nocerini come noi, e nessuno fa niente, non va bene. Qua purtroppo, c'è una presa di posizione. Lorenzo, scusami. Purtroppo c'è da tempo qualche nocerino che presta sempre il fianco quando ci sono da dire cose contro la Nocerina ed i nocerini, ripetutamente. Usano sempre la stessa strategia, questa strategia della, come dire, diffamazione senza contraddittorio viene sempre e solo esclusivamente praticata dallo stesso lato. Purtroppo il problema maggiore della Nocerina sono i nocerini, lo dobbiamo dire senza avere vergogna o paura di dirlo. Purtroppo ancora oggi ci sono dei nocerini che spalleggiano per persone che a Nocera sono state di passaggio, saranno di passaggio e non se li ricorderà nemmeno, vabbè, nessuno. Solo un attimo, e noi gli diamo tanta possibilità di parlare e tanta possibilità di avere visibilità anche al di fuori di questa comunità. Purtroppo, molto spesso, il problema della Nocerina sono gli stessi nocerini. Da casa arrivano commenti in merito.
concordo pienamente con Orefice, non piangiamo sempre lamentandoci degli arbitri. Gli arbitri scarsi vanno su tutti i campi, non pensate, lo mandano solo a Nocera. Nel frattempo ci ha raggiunto l'ex direttore sportivo della Rosolina. Sì, però prendo io la parola. Saluto il direttore e la direttore al direttore. Avevamo strappato una promessa di averlo ospite qui in trasmissione da noi. Lui ha preferito anticipare, andare da altri lidi, fare interviste a testate nazionali o ad altre testate che parlano di Nocerina. Avevamo un appuntamento alle 21:30, sono le 22, per cui io ringrazio Emanuele Righi, che magari ha già detto tutto quello che aveva dire altrove. A noi adesso non interessa più. A noi adesso non interessa più. Io la ringrazio, ringrazio. Le auguro un... non ho paura di nulla. Io non ho paura di niente. Non ho paura di niente. La ringrazio e le auguro un... Io non ho paura. Il confronto io non lo faccio. Lei non deve fare un confronto con me. Lei è stato irrispettoso nei miei... Lei è stato... È stato irrispettoso. Allora la ringrazio e le auguro una buona serata. La gente capisce, caro Francesco. Io sono Valerio, non sono Francesco. Aspetti, direttore. Scusa, Valerio. Sto parlando io. Francesco non sta parlando. Sto parlando con Francesco. Scusa. Sto parlando io. Quindi, per questione di rispetto, deve rispondere a me. Se le interessava parlare con Francesco, aveva un appuntamento con Forza Nocerina alle 21:30. È entrato alle 22 perché ha preferito virare su altri lidi prima. Però l'invito gliel'abbiamo fatto venerdì, caro direttore. Scusami, però lasciami parlare, perché se parli solo te diventa difficile. Per correttezza, l'invito io l'avevo ricevuto qualche giorno prima. Detto questo... Comunque io non lo sapevo perché altrimenti tanto non l'avrei proprio. Non stiamo parlando di Nocerina, è una questione di rapporti umani. Quindi posso avere una replica su quello che tu hai detto? Solo su quello che lei ha una replica su quello che ha detto, poi noi la salutiamo. La salutiamo noi. Mi hai chiesto di darsi del tu due giorni fa, no? Darsi del tu? No, perché io non do mai del tu ai. Alle persone con cui interagisco pubblicamente. Mi puoi dare del tu tranquillamente, perché non abbiamo niente da nascondere. Io guarda, se sinceramente ti dico la verità, sono giorni in cui ricevo tante chiamate e tante persone che mi vogliono parlare. Onestamente oggi mi sono dedicato a rispondere alle cose. Se tu pensi che ti ho rovinato una sorta di esclusiva, ti garantisco che le cose che devo dire qui sono ancora più interessanti delle altre. Però a noi adesso non interessano più. Per l'amor di Dio, però ti dico una cosa, questo lo devi accettare. Certo. La tua testata, da direttore, martedì fatto un articolo e credo che sia giusto che mi si dia la replica sull'articolo, non sul resto. Benissimo, poteva essere fatto nei tempi in cui noi avevamo concordato. Vabbè, visto che perdonami. Si è andato a parlare altrove. Tu puoi fare i tempi, perdonami, di scrivere degli articoli. Questa è la mia idea su commissione, non tu, ci mancherebbe, ma un tuo. L'editore della testata, tra l'altro. Un tuo collaboratore può scrivere quando vuole tutto quello che vuole, però decidi tu i momenti di replica. Cioè, è strana come democrazia, se lo accetto. No, io non decido i tempi. Sto parlando solo dell'articolo. Secondo me sarebbe corretto che ci sia la possibilità di replicare un articolo scritto dalla tua testata. Su tutto il resto, se non vuoi sentirmi parlare, io lo accetto, anzi ti chiedo anche scusa, non volevo mancarti di rispetto, non è la mia intenzione, ci mancherebbe altro. Ci siamo sentiti ore e ore in questi giorni, sia con te che con l'autore di quell'articolo. Quindi dal mio punto di vista ti chiedo scusa su quella formula. Non mi vuoi ascoltare, mi va benissimo, però il diritto di rispondere a quell'articolo per correttezza e deontologia professionale me lo devi consentire, credo. E io ho la sensazione che l'ha fatto, io non riesco a dare del tu ad un ex tesserato, ad un personaggio che appartiene al mondo del calcio, e non soltanto a Righi. No, tranquillo, allora, se mi vuoi anche dare ai calciatori, vuoi ai ragazzi. Vuoi che ti dia del lei anch'io? Assolutamente. Come vuoi tu? Io faccio quello che mi dici. Però dicevo, ho la sensazione, e nessuno me lo può confermare, che lei abbia risposto a quell'articolo all'altra testata, e visto che ha preferito mi è stata fatta, scusami, te lo dico io, non è una sensazione, ti do io la conferma, mi è stata fatta una domanda su un certo tipo di argomento e io ho risposto, però
quindi se ha già risposto lì, a noi non interessa. Scusami, perdonami, non volermi mettere in bocca cose che non dico. Sinceramente non ho risposto come si doveva rispondere, perché attendevo il confronto con colui che ha compilato questo articolo, che onestamente è particolarmente offensivo, e quindi credo che tu, per deontologia professionale, il diritto di replica solo su quell'articolo. Dopodiché non mi vuoi sentir parlare, non mi vuoi far domande, ritieni che io ti ho mancato di rispetto, io ti chiedo scusa, non era questa la mia intenzione, ma su quell'articolo, la deontologia professionale, il diritto di replica me lo devi consentire, onestamente. Io non, per quanto riguarda deontologia professionale, non credo, perché lei, se vuole replicare, può farlo attraverso un testo scritto. In questo momento la nostra testata... Scusa un attimo, perdonami, l'altro giorno mi hai chiesto un testo audio, te l'ho fatto, non l'hai mandato in onda. Ho chiesto di intervenire, non m'hai fatto intervenire. Adesso mi chiedi un testo scritto, e che non metterai in, ovviamente non pubblicherai, perché cioè, la cosa incredibile... No, un testo scritto che lei può far pubblicare ad altre persone. Accettalo, con te non si riesce mai ad avere un contraddittorio, perché chiaramente lo so perché non si può avere un contraddittorio, penso che lo capisca chiunque sia all'ascolto. Hai la possibilità di avere chiarezza su tutte le vostre idee, hai la possibilità di avere un contraddittorio su un articolo che è veramente allucinante, e perché ho accettato un invito di un'altra estate, fra l'altro sono di Bologna, non so neanche come funzionano le vostre dinamiche, questo me lo accetterai. No, lei, se, veniamo, allora io sono d'accordo che lei non ha, però se lei ha un appuntamento con me alle 21:30, non può uscire un'intervista su tutto il mercato web un'ora prima e lei partecipa ad un'altra trasmissione senza che io sapessi. Allora, posso accettare quello che dici, ma sono talmente pieno di cose che ti darò sicuramente spunti che non ho dato a nessuno. Ma a me non interessano più adesso gli spunti. Ma certo che non ti interessano più. Però a me non interessano più. Tu accetterai, caro amico, che sei un pochino ambiguo a non accettare questo tipo di presenza, perché sembra quasi che qualcuno ti abbia detto di non accettarlo. No, assolutamente no. A me nessuno dice niente, perché se mi avessero detto io le avrei annullato l'invito per questa sera. Mi scusi, perché non mi ha scritto? Io non mi sarei mai collegato se lei me lo scriveva. Perché non me Ma io non sapevo, l'ho scoperto che ero in diretta, che lei era collegato altrove. Ma non mi potevo scusi, sapere. Se sono passati 20 minuti dal nostro appuntamento, lei mi scriveva, guardi Righi, non ci interessa più il suo intervento. Ho preferito farla, comunque per educazione farla entrare. E allora, se per educazione lei ha preferito questo, se per lei per educazione è questo, per l'altrettanto educazione mi faccia esprimere la mia opinione sull'articolo di un suo collaboratore, per altrettanto educazione. Mi sembra legittimo. A me non interessano, quindi... Come mai che non le interessa avere un confronto su delle cose scritte? Perché lei è così deontologicamente scorretto, mi scusi. Non sono deontologicamente scorretto, perché rispondo ad una scorrettezza probabilmente con una scorrettezza, perché lei è stato scorretto nei miei confronti. Risponde a verità che venerdì ho chiesto di intervenire in diretta? Assolutamente sì. E lei me l'ha negato? Gliel'ho negato, perché lei ufficialmente risponde a verità che mi ha chiesto... Mi ha chiesto di farmi un audio e io glielo faccio. Assolutamente sì. E lei l'ha mandato in onda? Non l'ho mandato in onda, perché non potevo mandarlo in onda. Se io ho fatto una scorrettezza, di cui a differenza sua mi scuso, siamo 2-1 per lei, mi faccia pareggiare almeno. Io ho parlato con dei colleghi che sono autorevoli quanto lei è un ex collega, e mi hanno detto che se io avessi mandato l'audio avrei commesso un errore gravissimo dal punto di vista... Per quale motivo? Scusi, perché anch'io mi sono informato con l'ordine dei giornalisti. Mi dica che ci divertiamo, mi dica qual è l'errore che avrebbe commesso, visto che io non sono tesserato. Innanzitutto io perché... Io sono tesserato, mi scusi. In quel momento io non lo sapevo. Le è stato detto dal sottoscritto in diretta che non ero tesserato. A me serviva per iscritto. Serviva? Comunque c'era Francesco Cuomo. Ho detto, mi scusi, gliel'ho anche scritto che non ero tesserato. Un commento Facebook. Lei ha fatto il comunicato. No, glielo ho comunque, scritto c'era Francesco che, mi scusi, c'era direttore, Francesco che voleva... su WhatsApp. Gliel'ho scritto anche su WhatsApp, direttore, non solo su Facebook. Sì, benissimo. Okay, c'era Francesco perfetto. Che voleva dire una allora, cosa. Diciamo le cose come stanno. Mi ha impedito di intervenire, nonostante io avessi il potere di poter intervenire, perché non ero un tesserato della società. Su questo siamo d'accordo. Abbiamo raggiunto un punto d'intesa. Ma questo è fuori discussione. Anche perché, come io le ho già detto, il comunicato fatto dalla società riguardava non solo i tesserati, ma anche tutte le persone che orbitano intorno alla Nocerina. Per cui lei non esisto per la società Nocerina, mi scusi. E io in quel momento non lo sapevo, in quel momento ma io non le dico di questo però. Ma mi ha informato in maniera ufficiosa, non in maniera ufficiale. No, comunque, in maniera ufficiale, sia su Facebook che su privato. Lasciando perdere quanto accaduto venerdì, c'era un attimo Francesco
che voleva dire una cosa. Volentieri. Forse. Magari ci riferisce a quello che gli hanno detto prima della partita di ieri. Cioè, Francesco, sì. Con me? Sì, tu hai detto che volevi... Stavi parlando prima. Io dicevo, a questo punto, per non andare oltre a discussioni, secondo me, anche innanzitutto per il bene della nocerina, inutili, perché se parliamo della trasmissione di venerdì, probabilmente alla gente poco interessa quali sono i motivi per quale ragione tu, Valerio, hai deciso di non far intervenire il direttore. Ok, il direttore ha detto che voleva contestare l'articolo che ha pubblicato Forza Nocerina. Quell'articolo l'ho firmato e l'ho scritto io. Per me, tranquillamente, bravo. Francesco, bravo. A questo punto è un chiarimento pubblico che è lui. Però bravissimo. Invito il direttore, ad accettare anche eventuali risposte. Certo. Assolutamente, Francesco. Assolutamente. Per me può parlare tranquillamente. Guarda, io non ho nessun problema. Francesco, la ringrazio tantissimo. Le devo dare del lei, anche se la cosa mi sembra assolutamente assurda, perché ci diamo del tu costantemente. Però diamoci del tu, siamo coetanei, non ci sono problemi. Grazie Ciccio, grazie. Tu in quell'articolo hai sostenuto, l'articolo che è uscito martedì, hai sostenuto che la campagna estiva l'ho fatta io e la campagna invernale l'ha fatta Tocchino Debole. Allora, detto per correttezza, che io non ho nulla contro il professionista Debole, che anzi ritengo sia un personaggio di massimo rispetto dal punto di vista tecnico, non c'è assolutamente dubbio. Fra l'altro l'ho conosciuto una volta a casa di De Sarlo quando era presidente di Limonese, abbiamo avuto anche un incontro io e lui, abbiamo parlato di calcio, non so se lo ricorderà quando arriverà a Nocera. E tu hai scritto delle cose che sono altamente lesive al mio lavoro e io, se ti ricordi, ti ho chiesto di indicarmi, dopo che ci siamo sentiti al telefono un paio d'ore, i nomi che Cocchino Debole avrebbe portato sul mercato. E tu mi hai fatto due nomi che, per correttezza nei confronti dei ragazzi, proprio perché seguo quello che tu mi stai dicendo, no? Di non ledere alla nocerina, non facciamo. Io credo di averti dato ampio risposta sul fatto che i giocatori li avevo portati io, ma se vuoi ce n'è anche dell'altro, perché vedi, io credo questo, Francesco, quando uno fa un articolo del genere non è un'inchiesta giornalistica, ma è un andare dietro a eventuali rivelazioni da parte di qualche parte della società che ha interesse in questo momento a screditarmi, perché chiaramente avevo preso un po' troppo forza, visto il mercato fatto e visto i risultati ottenuti. Nel momento in cui io non vado d'accordo con una certa parte di società, è normale che mi debbano screditare. Quello che mi ha fatto male è che hanno usato la tua penna, hanno usato te, e non si fa, perché sono cose che non si fanno. Quindi io ti invito a domandarmi o a chiedermi o a dirmi quale sarebbe stato il mio intervento sulla campagna acquisti estiva, che peraltro ti ho già rivelato, e se vuoi lo faccio io pubblicamente, tanto non è un problema, e quale sia stato il mio non intervento nella campagna invernale. Quindi attendo una tua replica o anche, visto che sei stato molto signore, anche eventualmente delle scuse, perché onestamente quell'articolo, come mi hai detto te nella telefonata, mi ha un pochino fatto girare le scatole. Ecco, usiamo questo termine. Allora, innanzitutto io non ho nessun problema nei confronti di Emanuele Righi, assolutamente. Non sono la penna di alcuno, che possa essere un socio, un amico, un pagliaccio o chiunque esso sia. Quello che scrivo lo scrivo, se ho magari avuto delle fonti, sai bene che le fonti non si rivelano, non te lo chiedo, per la passione che abbiamo per questa maglia. Onestamente, se tutta questa tarantella che si è creata è stata scatenata dal mio articolo, credo che mi stai dando tu, e chi può pensare questo, un'importanza che io non ho. Io credo che i problemi legati alla situazione della nocerina siano molto più lontani, più vecchi di un articolo uscito 6 giorni fa. Anzi, innanzitutto io non ho fatto il nome di Cocchino Deboli,
ma poteva anche essere inteso con Chino Tempoli, va bene, ci può stare. Okay. Era l'unica persona, direttore sportivo, presente allo stadio di fianco a Vice Domini, persona che tu conosci molto bene. Io, allora, veramente se c'era vicino a Vice Domini, io non l'ho visto neanche. Però portarsi, non l'ho visto, c'era tanta gente. L'hai citato nell'articolo, scusami, l'hai citato nell'articolo. Forse non ti ricordi quello che hai scritto. L'hai citato, ti do la mia parola d'onore, se no io non mi arrabbiavo. Ma non ho citato Cocchino Deboli. Hai citato che il direttore era l'unico direttore presente ed era un nome che era già venuto fuori, perché come tu sai bene, Cocchino Deboli era stato contattato dalla Nocerina prima del mio arrivo ed era stato bocciato da Peppe Prete, come tu sai bene. E su questo non si può discutere. Questi sono fatti che... No, sono fatti giornalistici però, Ciccio, perdonami. Cioè, stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di notizie e di rapporti, non stiamo parlando di fatti che sono così lontani dalla nostra quotidianità. Il tuo articolo, io ti do molta importanza, Francesco, come do molta importanza a questa testata, nonostante questa sera possa aver sbagliato, e chiedo scusa di nuovo, perché sinceramente non era mia intenzione, figuriamoci, ho cercato venerdì di fare un'intrusione, figuriamoci se vi sottovaluto come testata. I fatti che tu citi, il tuo articolo è stato invece molto scatenante, perché domenica sera e lunedì e martedì pomeriggio con la società avevamo intrapreso una strada che era quella di un lasciarsi in maniera estremamente morbida, ma siccome questa boiata di Cocchino Deboli che fa, ma non per il professionista, lo ripeto, che è assolutamente degno, questa boiata che avrebbe fatto il mercato Cocchino Deboli era già circolante a Nocera da un po' di tempo, il tuo articolo non ha fatto altro che, con il titolo Giù la maschera, certificare un qualcosa di non vero, ed è stato chirurgico, perdonami Francesco, poi ti lascio la replica, ci mancherebbe, ti ringrazio, ed è stato chirurgico come tempistica, perché non è un caso che l'hai fatto martedì sera, di questo non ci sono dubbi. Ok? È questo che io ti vado a imputare, perché se tu lo facevi in qualsiasi altro giorno ti garantisco che sarebbe passato. Parlo il martedì sera, secondo me è stato un pochino sospetto. Mi fermo qua e lo sai anche tu. Allora, io voglio, per il bene della Nocerina, voglio chiuderla questa questione. Certo. Però devo dire due cose. Uno, certo. Io già la settimana precedente, e ci sono le registrazioni delle trasmissioni, ho detto che bisognava fare chiarezza. Sì, è vero. Non ho fatto nessun nome. È verissimo, Francesco, te ne do atto, hai tutti i meriti del caso, ma tu, Francesco, sei una persona molto vicina a questa società e di questo, però, ti va dato merito. Fammi dire un attimo una cosa. Sì, scusami, ti ho interrotto. No, figurati, non è un problema, volevo dire, non ti voglio, io non ho, penso di non aver scoperto il Pandoro o l'acqua calda, perché, se non vado errato, durante la trasmissione di martedì di venerdì scorso, tu hai mandato un messaggio dicendo: io mi sono dimesso domenica sera. Sì. Quindi non credo che sia stato scatenante il mio articolo. Hai Francesco, detto, però hai detto, te ne do atto, che sì, avevi concordato un'uscita in maniera più soft. Per non danneggiare la compagine societaria, ok? Perché se qui ci raccontiamo le verità, secondo me, insomma, non è proprio bellissima la situazione. Quello che voglio dire io, perché come diciamo sempre, vogliamo tutti bene alla Nocerina, quello che voglio bene io, e ti dico perché ti contraddici, Francesco, perché io domenica sera ho rassegnato le dimissioni. Il dialogo definitivo con colui che doveva ratificare le dimissioni è avvenuto martedì, ed è avvenuto martedì alle 17. Il fatto che tu la sera fai quell'articolo scatena una mancanza di rispetto dei patti, ok? E quell'articolo, te lo ripeto, non può essere fatto da fonti giornalistiche, accettalo questo tipo di cosa, e non voglio sapere le tue fonti, perché tanto le so già, quindi, e non faccio neanche nomi, proprio per non metterti in imbarazzo, ce le siamo già fatte al telefono. Ma quell'articolo è una, non voglio offendere la tua professionalità, è una, un sussurrare, stavo per dire dettare, sussurrare da parte di qualcuno. Tant'è vero che se tu sostieni che io ho fatto il mercato estivo e se tu sostieni che il mercato invernale l'ha fatto Deboli, io ti invito a farmi i nomi dei giocatori che io avrei preso quest'estate, tu lo sai già, e quelli che ho preso quest'inverno, perché sono molto curioso di sentire chi avrebbe preso Cocchino Deboli a livello di mercato. Perché sai, la verità è sempre solo una. Se tu sostieni che Cocchino Deboli ha preso Cardella, faccio un esempio, io non sono in grado di dimostrare che ho preso Cardella,
ok? Se invece qualsiasi nome viene fatto, io sono in grado di dimostrare che l'ho preso io, è chiaro che qualcuno ti ha dato una storta, la tua fonte è una fonte inquinata e l'ha fatto per usarti, per mettere degli escrementi sulla mia persona. Questo lavoro non si fa, non è giusto, perché io posso non andare d'accordo con il signor Stella, che ha mancato tante promesse, posso non andare d'accordo col signor Prete, che si è comportato con me in maniera giusta. Buonasera. Non la voglio interrompere. Ah, scusa, aspetta un attimo, finisco. Mi permetto di interromperla. Dimmi, certo. Dato che in questi termini ho letto articoli, ho sentito trasmissioni, direttore, io non voglio mancarla di rispetto. No, mi manchi di rispetto, dimmi pure. Dato che queste ragioni se le ha fatte già altrove, io direi che va bene così. Noi perché domenica state... dobbiamo... Carmine... Carmine, domenica, perché Carmine mi volete togliere? Perché mi volete, con lei perché mi volete togliere la voce, Carmine? Direttore, Carmine, noi abbiamo una partita da giocare. Non la voglio togliere la voce a nessuno. Non è, Carmine, non è domenica. Carmine, è sabato, non è domenica. È sabato, non è domenica. Comunque finisco con te, Ciccio, che sei stato così gentile. Il discorso mio è che quell'articolo è stato fatto in un momento in cui le cose andavano in una certa direzione e è venuto a ledere un certo tipo di patto che si era fatto. Ok, allora chi ti ha fatto fare quell'articolo, chi o le tue fonti erano fonti inquinate? Torno al discorso che ti ho fatto prima e ti chiedo quale giocatore avrebbe preso Cocchino Debole nel mercato invernale, perché tu asserisci che il mercato invernale l'ha fatto un'altra persona, che è Cocchino Debole, che rappresenta lo stadio. Mi puoi dire che giocatore ha portato, che giocatore ha fatto uscire? È una domanda molto semplice, se io dico una bugia sarà facilmente dimostrabile. Allora, io penso che ci stiamo buttando su un binario. Okay. Onestamente non molto, ma che serve poco sicuramente. Perfetto. Mi basta questa risposta, Ciccio, mi basta questa risposta e ti ringrazio perché sei stata una persona davvero onesta e sono serio, corretta, perché comunque mi hai dato la possibilità di confrontarmi con te su una cosa dove tu hai palesemente sbagliato, lo sai benissimo, e ti ringrazio molto. Hai ragione, eh no, perché io ti ho fatto una domanda molto... No, non sono punti di vista, sono certezze. La verità, Ciccio, è una sola. Non puoi dare punti di vista sul fatto che tu asserisci che il mercato non l'ho fatto io. Non puoi farlo, perché il mercato l'ho fatto io, nel bene e nel male. E, a differenza, lo dico al direttore, non ho parlato da nessuna parte. Non ho parlato da nessuna parte, direttore, del mercato. Da nessuna parte. Quindi, per dire, questo potrebbe essere un argomento molto interessante per gli ascoltatori. I famosi under, la famosa punta... Cioè io di queste cose non ho mai parlato, quindi se hai piacere... Devo contraddirla, ne parliamo, però non è vero che non ne ha parlato, perché su tutto il mercato 24 c'è scritto che lei era vicino ad un attaccante. Direttore, voi siete stati l'unica testata a scrivere dell'attaccante dell'Atalanta, in tempi non di era, mercato. Non era quello però, non era quello. No, era quello. No, voi l'avete scritto, direttore, sì. È stato motivo di arrabbiarci, voi avete scritto quello del Giuliano, ti ricordi che ci eravamo sentiti? O l'Atalanta, che lei avevo detto che non era quello dell'Atalanta. Perfetto. E noi solo e di quello abbiamo scritto. No, direttore, credimi, no. Hai scritto anche noi. Cavallate, che non si capisce. Comunque, va bene. Parliamo del mercato, parliamo dei giocatori che sono arrivati. Allora, noi parliamo del mercato. E perché non è arrivato un under? Parliamo di tutto. Anche perché sono le domande che arrivano anche dagli amici a casa. Certo. In qualche modo. Lei accetti le mie scuse? Accetti le mie scuse? Io accetto, mancato di rispetto? Accetto le sue scuse, certo, le ha accettate. Accetti che l'ho fatto in buona fede? Se no non sarei ancora qua. Sulla buona fede non ho alcun dubbio. Nel frattempo Carmine Apicella mi scrive in privato per scusarsi che è caduto, mentre stava parlando, è caduto per problemi di linea. Che ci sarà modo di vedersi e stare un po' insieme. Sì, è caduto per problemi di linea. Allora, le domande che arrivano dagli amici a casa, io provo a riassumerle un po' tutte. Vai. A proposito degli under, perché lei, nella nostra trasmissione, ed è stata l'unica trasmissione, questo gliene do atto, alla quale ha partecipato prima del silenzio stampa, aveva promesso, l'aveva detto, sono sue testuali parole, ho già chiuso under provenienti, senza dire 2004, 2005, 2003, under, provenienti dal campionato professionistico. Verissimo. Per quale motivo mi faccio sempre portavoce dei tifosi che ci stanno, proponiamo i commenti perché sono tantissimi. Certo. Per quale motivo questi under non sono più arrivati e poi per quale motivo non è arrivato il vice Cardella alla Noceria? Ok, allora, se ti fa piacere parto da quest'ultima.
il vice Cardella, noi non ci siamo, io non mi sono accontentato, volevo prendere un giocatore che fosse al tempo stesso anche un under, perché così davamo ampio respiro. Il giocatore che abbiamo individuato è un giocatore, te lo posso fare, a te il nome te lo faccio, così vedi che ti do qualche primizia. L'attaccante era Rosa dell'Atalanta, è nell'Atalanta Under 23, in questo momento non sta giocando, e aveva risolto il contratto con la società, tanto che alle ore 18 dell'ultimo giorno di mercato avevamo detto al nostro interno e anche all'allenatore che avevamo preso Rosa, che è un giocatore, secondo me, era veramente una presa importantissima. Un giocatore che ha fatto tutte le nazionali, è un giocatore veramente molto forte. Finalmente, dopo un corteggiamento di 3 settimane, eravamo riusciti ad avere il suo sì, e io vi dico la Rosa, ero veramente il direttore di Forza Italia, perché adesso voi non lo conoscete, ma è un attaccante simil Cardella, forse addirittura qualcosa in più, tenuto conto però della giovane età. Purtroppo ha avuto un problema sulla risoluzione di contratto, e quando abbiamo provato a fare un attaccante nelle ultime 2 ore non ci siamo riusciti. Io solitamente, il mio modo di lavorare è questo: quando punto un giocatore voglio quel giocatore, e raramente non riesco a prendere quel giocatore, e siamo riusciti a prendere Rosa. Purtroppo l'Atalanta, nella risoluzione di contratto, ha fatto un passaggio con il ragazzo che al ragazzo non è piaciuto, e lui ha preferito rimanere a Bergamo avendo anche un altro anno di contratto. Ovviamente tutto quello che dico è probabile, perché la differenza è che, ripeto, la verità è sempre solo una, non ce ne sono tante. Quindi quello che vi sto dicendo è sempre probabile, da procuratori, giocatori, non c'è nessun problema. Discorso dell'under: quando sono stato chiamato a fare il mercato, mi è stato dato un input, che era quello di abbassare il monte ingaggi mensile. Monte ingaggi mensile che noi abbiamo abbassato di 23.000 euro al mese, e nello stesso tempo cercare di rinforzare la squadra, e credo che questo siamo riusciti a farlo abbastanza bene. Nel mentre, il terzino destro che esplode è Mariano. Mariano è un ragazzo che è sorprendente, perché fino a quando io non c'ero era ai margini della rosa, non era mai stato utilizzato, mai convocato, e quando io sono arrivato mi è stato detto chiaramente che era da liberare. Qui bisogna dare merito all'allenatore, perché l'allenatore, allenandolo, qualcosa l'ha visto, e sinceramente, parlandoci, l'allenatore non era proprio convinto di mandare via Mariano, e ha avuto un'ottima intuizione. Io sono una persona molto sincera e do sempre a Cesare quel che è di Cesare, e quindi c'è stata la possibilità, nel mentre di quel mercato, che Mariano trovasse spazio. Ha giocato, ha risposto molto bene. A quel punto è chiaro che la necessità di trovare un under 2005 terzino destro era un pochino meno pressante. Aggiungo che Mariano è un ragazzo con un carattere molto particolare. A quel punto, confrontandomi con il direttore generale, ex direttore sportivo della Nocerina, lui sì che d'estate c'era, lo dico a Ciccio, mi sono confrontato con lui, e insieme abbiamo ritenuto che forse prendere un giocatore del calibro dei 2005 che avevamo in quel momento alla mano, andava a uccidere, calcisticamente parlando, Mariano. Senza avere la certezza, perché non c'era, dovete saperlo, che è una piazza, lo sapete, molto bella ma anche molto particolare, senza avere la certezza che qualsiasi 2005, anche molto forte, potesse accettare la pressione che c'era, non c'era. Quindi ci siamo trovati davanti a un bivio, e cioè Mariano sta crescendo, sta facendo bene, continua ad avere sempre più la fiducia. Se noi prendiamo un altro 2005 molto forte, uccidiamo Mariano definitivamente, calcisticamente parlando, non siamo sicuri che questo risponda alla pressione del pubblico, e aggiungo, dobbiamo spendere anche dei soldi, ok? Quindi usciamo un po' dai binari che ci sono stati dati. Questa è la prima motivazione. Dopodiché noi vediamo il mister, soprattutto Dorato in crescita, poi Dorato si è rivelato un buon giocatore, contro la Cavese secondo me ha fatto una grande partita, ieri forse ha un po' pagato l'esordio, però è un ragazzino che nella rosa ci può stare. Avevamo quindi Dorato, Mariano, Crasta, Gadaleta, che comunque sapevamo che a gennaio sarebbe rientrato, fine gennaio, ci ha messo un pelo di più, ma non molto di più, altro 2005, quindi siamo a 4 2005. A questo punto, onestamente, andare a spendere tanti soldi per un 2005 titolare terzino destro non è stata cosa caldeggiata. Aggiungo che è importante anche questo tipo di passaggio. Siamo andati a prendere un giocatore dell'Empoli, che si chiama Picchi, che sapevamo, il direttore generale lo sapeva molto bene, che aveva qualche, diciamo così, gestione fisica da fare. Quando è arrivato a Nocera, il ragazzo l'abbiamo fatto allenare sbagliando, ho sbagliato io,
così mettiamo a posto tutti, dovevamo fargli probabilmente una risonanza. Il tipo di lavoro che gli è stato proposto è stato un lavoro proposto per un calciatore che poteva sostenere quei carichi. Ho sbagliato io direttore sportivo, a non impormi per fare una risonanza per capire se quel tipo di lavoro era giusto, quindi ho sbagliato io. Il ragazzo, da quello che mi hanno detto prima che io andassi via, per la Cavese era convocabile. Poi dopo l'allenatore ha talmente tanta fiducia da parte di tutti che se non lo ritiene pronto è giusto che non lo convochi. Però il ragazzo del 2005 è arrivato, si chiama Picchi, ha caratteristiche diverse da Mariano, ma è inutile nasconderci, noi crediamo, almeno io ho sempre creduto e credo anche le persone all'interno della società, che Mariano sia un ragazzo assolutamente di affidabilità importante, sia veramente un terzino destro di grande affidabilità. Aggiungo che è rientrato anche Gadaleta, purtroppo Gadaleta prende 4 giornate di squalifica, ahimè, queste cose non sono preventivabili o prevedibili, quindi non vogliamo fare l'errore che abbiamo fatto quest'estate, parlo sempre abbiamo perché mi sento della Nocerina, anche se non lo sono più, di avere uno spogliatoio con 30 persone, perché il vero problema della Nocerina è stato a un certo punto avere troppi giocatori. Ora voi pensate, se noi abbiamo 7, 8, 2005 in rosa, diventa onestamente un po' pesante. Qual è l'anomalia positiva? Che noi abbiamo Crasta 2005 e il terzino destro 2005. È per quello che noi abbiamo bisogno di tanti 2005, perché il mister, con grande coraggio secondo me, sceglie di giocare con due 2005. E questa è un po' l'anomalia. Quindi tutto è migliorabile, tutto è perfezionabile, ma la decisione è stata presa per l'excursus che vi ho fatto. Direttore, buonasera, Lorenzo. Ciao, volevo dare io la parola a Lorenzo. Vai Lorenzo. Ciao Lorenzo. Volevo chiederle una cosa. Lei ha rilasciato, un'intervista che l'hai lasciata oggi, asserisci che praticamente la società non ti ha pagato. Hai lasciato perché hai un mutuo, perché hai dei figli, perché hai dei peso. Confermi? Lorenzo, scusami. Direttore, posso rispondere? Assolutamente sì, assolutamente okay, sì. Ero silenziato, perciò. No, grazie. Certo. No, perché andiamo su un argomento che magari. Prego Lorenzo, finisci pure la domanda, grazie. No, io ho l'articolo davanti, è quello che hanno scritto i colleghi. Sì, sì. Visto che hai le spese, hai un mutuo, hai figli, eccetera, 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 non hanno onorato gli impegni, per cui hai deciso di lasciare per dignità, per tante ragioni. No. E questa è la motivazione ufficiale. Confermi? Confermi? Allora, io confermo assolutamente che gli accordi presi non sono stati mantenuti e che dal mese di gennaio io non ho più percepito gli emolumenti stabiliti nonostante il mio lavoro. Perfetto. Quindi questa è la tua verità. No, questa è la verità. La tua verità. Perché la verità che conosciamo noi è un'altra. Qual è la tua verità? Qual è la verità? Dimmi. Mi spiego. Se parla Emanuele Righi, spiego che cosa voglio dire in italiano, molto semplicemente. Se parla Emanuele Righi e dice che il telefono è nero, è la verità di Emanuele Righi. Fermati un attimo. No, fermati un attimo. No, allora. Io sono fermo e seduto. Vabbè, le dimissioni le do io domenica sera dopo la Cavese. Ok? Basta che chiedi a, faccio i nomi, Sabatino Gambardella, Stefano Gambardella, Rosario Stanzione, e chiedi al presidente se non gli ho telefonato domenica sera e lui ha avuto la cortesia di non rispondere. Dopodiché chiedi al presidente, visto che è la mia verità, se la settimana prima non gli è stato chiesto di onorare l'impegno di gennaio perché non avevo più forza economica per poter sostenere la trasferta a Bologna-Nocera. Io non mi vergogno di questo, perché io non rubo, sono una persona seria che ha un mutuo, che ha 4 figli e che lavora come tutte le persone. Ok, io non ho vergogna di dire queste cose, sono molto sereno perché sono una persona normalissima, nonostante faccio un lavoro particolare molto bello. Nel momento in cui tu riduci una persona in questo stato, è normale che questa persona debba fare un ragionamento. Io non prendo soldi a gennaio, non prendo soldi a febbraio, siamo a marzo, e per venire a Nocera devo pagarmi il dormire, il mangiare e la trasferta, benzina e autostrada. Questo è quello che mi hanno fatto. È giusto? Secondo me no. Perché me l'hanno fatto? Non è una domanda a cui posso rispondere. Non è la mia verità, è certezza, Lorenzo. Non è la mia verità, è certezza.
non dire la mia verità, io dico le cose come stanno, anche perché abbiamo contraddittorio. Lorenzo, anche se perché se pensi che io mi vanto a raccontare questa situazione, non mi sembra che mi faccia molto onore e non è che ci faccia una bellissima figura. Però la dignità è anche quello di ammettere le cose come stanno. Quindi non penso che sia una verità di cui io posso vantarmi in giro il fatto che mi sono ridotto a chiedere dei soldi in prestito per portare avanti la mia vita. Perfetto, grazie. Grazie infinite. Perfetto. Allora, noi ringraziamo il direttore... C'è una domanda a dire alla destra di Lorenzo. Vorrei fare una domanda a Valerio, come se... non mi ero accorto, vai Marco. Assolutamente, intanto buonasera direttore, siamo incrociati tante volte in campo, quindi ci diamo del tu, togliamo subito questo imbarazzo. C'è stato, io ho partecipato nel dietro le quinte a quella che era la trasmissione di venerdì, come pubblico, comunque come affezionato di queste trasmissioni. Era stato detto nei commenti, riprendo anche il commento dell'amico Alfonso Picerno che c'era stato, prima abbiamo mandato in pancia, insomma, l'impressione, non c'è stato mai un contratto, un rapporto di lavoro, hai affermato tu nel corso della... c'è stato ma non è stato depositato, è un po' peggio. C'è stato e non è stato depositato? È un po' peggio. Posso dire una cosa? Sì. Se vogliamo essere onesti, Emanuele, diciamolo tutto. Dimmi pure, Francesco. Come veniva depositato il contratto di Emanuele Righi da direttore sportivo se Emanuele Righi è sospeso da tale carica? No, e questo è l'errore. Vedi come ti hanno informato male, Francesco. Emanuele, Francesco, se vuoi dire che Francesco, te la devi prendere con la FIGC che hai messo Francesco, un sociale, Francesco, ascoltami. Non l'ho messo io. Francesco, non l'ho emesso io, Francesco, c'è un comunicato ufficiale della FIGC che parla che Emanuele Righi è sospeso. Francesco, stai commettendo un errore, fammi finire. Ha detto bene Lorenzo, tu stai dando la tua verità, non è detto che sia la verità assoluta. Francesco, ascoltami, stai testando tuo malgrado, perché ti hanno suggerito così, una brutta bovazza, come si dice dalle mie parti. Allora, il sottoscritto si autosospetta dall'albo dei direttori sportivi, in quanto ero in carica alla SPAL come direttore sportivo. Quindi mi autosospendo, avendo io anche il patentino UEFA, nei dilettanti mi posso tesserare come allenatore, come collaboratore tecnico. Quindi quello che stai dicendo è un'inesattezza molto grave. Perché come direttore, autosospeso. No, perché non sospeso. Ti sei fatto fare il contratto? Perché non te l'hanno fatto? Perché l'hai detto adesso, dopo le tue dimissioni? Una domanda alla volta, perché come sempre la verità è una sola. Quindi ti ripeto il passaggio perché è importante. Io sono direttore sportivo alla SPAL, quindi non posso essere sospeso. Quindi prima inesattezza che ti hanno detto. Io sono direttore sospeso dopo. Ma per forza, te lo sto spiegando, ascoltami. Perché è autosospensione. Perché il direttore... È la tua verità. No, aspetta, Ciccio. Ciccio, devi ascoltare. La figura del direttore sportivo in Serie D non è riconosciuta. È riconosciuta quella del collaboratore tecnico. Essendo io anche UEFA, mi sono sospeso dal direttore sportivo e ho fatto il collaboratore tecnico, chiedere ad Agnello. Il contratto è stato fatto, ok? Io l'ho firmato, Stella l'ha firmato, non l'hanno mai depositato. Ok, lo sai che è un mese di tempo, per depositarlo tu, perché non l'hai fatto? Perché non mi è stata data copia. E quando io ho chiesto, Ciccio, aspetta, guarda, ti sembra assurda, però tutte le obiezioni che mi fai ti rispondo, quindi c'è una sola verità. Vado avanti. Quando io ho fatto notare questo, che non mi era stata data copia, mi è stato detto di fidarmi e io mi sono fidato. Quando non mi è stato depositato il contratto, ti faccio nomi, sono stato convocato in ufficio da Sabatino Gambardella, Stefano Gambardella e Raffaele Stella, che mi hanno garantito che il giorno dopo il contratto sarebbe stato fatto. Mi hanno cambiato gli importi, come da accordi presi da me con loro, sono andato il giorno dopo allo stadio, Agnello mi ha sottoposto il contratto, che era sbagliato tra lordo e netto. Ok, quindi c'è una differenza economica interessante. Ho chiesto che mi fosse rifatto il contratto. Agnello me l'ha rifatto, il signor Stella non l'ha mai firmato.
continuiamo pure con le vostre domande, che mi sto divertendo, perché sinceramente quando vi danno le informazioni, e questo è chiaro che sono informazioni datevi dalla società, da una parte della società, da una parte sono informazioni datevi da una parte della società, ma secondo me la società non sa neanche che esiste, Ciccio, non sa neanche dove vedere i comunicati della FIGC. Ciccio, la verità la sanno bene, la verità la sanno bene, e non si devono provare, perché allora io ti faccio un'altra domanda: quanti sono i soci dimissionari a fine di quest'anno? E perché si sono dimessi? Informatevi, mi fermo qua. E come mai che gliela faccio io una domanda? E come mai si sono dimessi nella settimana? E come mai si sono dimessi nella settimana in cui vado via? Direttore, gliela faccio io una domanda: quanti sono i soci della Nocerina? In questo momento? Sì. In questo momento sono 6. In questo momento. Probabilmente non è proprio questa la verità. Però, in questo momento, no, scusami, vado avanti. In questo momento sono 6. Quelli che hanno presentato, poi se dalle carte risulta che c'è solo un socio, no, questo lo so. Se poi nella visura camerale risulta che c'è solo una persona, però perdonami, è brutto quello che stai dicendo, perché ti faccio un esempio. No, io fammi finire. È una domanda semplice. Perché bisogna dare atto a Stanzione, Gambardella Stefano e Gambardella Sabatino di aver messo fino ad oggi molti soldi dentro la società, esattamente come hanno messo i monumenti Raffaele Stella, Comitino e Vice Domini. Poi le quote io non le so e neanche mi interessa. No, vabbè, a posto. Dire questa affermazione e andare a sporcare gente che ha permesso fino ad oggi alla Nocerina di avere una squadra molto forte. Ma un attimo, noi non stiamo sporcando nessuno. Nessuno ha detto che non hanno messo soldi nella maniera più assoluta. Tu hai detto che non sono soci. E mica ho detto che non hanno messo soldi. Tu hai detto che non sono soci. Ma non che non hanno messo soldi. Sì, però tu hai detto che non sono soci. Io penso che ci stiamo buttando in delle competenze che siano magari adeguate, è strano che queste informazioni voi le diate questa sera, è particolare, credo che la gente a casa lo capisca, però è particolare. Ma sono informazioni sotto gli occhi. La gente a casa penso che sia abbastanza sveglia per capire il tutto e penso che la gente alcune risposte le voglia anche dalla società, non certamente da Forza Nocerina, certamente da Emanuele Righi. Quindi ci mancherebbe, però società Ciccio, sono fatti, mi darai atto che io rispondo per me sulla mia situazione e provare, scusatemi, a mettere, perdonami, accettate il termine fra virgolette, fango sul mio lavoro e su quello che vi racconto a livello economico che ho passato io e che mi stanno facendo passare, vi dico la verità, non si fa, perché non ho nessun interesse. A me non me ne frega niente. Io, come sa bene Raffaele Stella, Franco Stella o le persone o i soci, io non ho voglia di fare queste robe, però devono essere seri. Quando tu lavori e ti dai da fare, ti fai un grande mazzo e sostieni delle spese, è giusto che gli accordi vengano mantenuti. Gli accordi non sono mantenuti. Io voglio dire solo una cosa. Sì. Io non faccio l'avvocato di nessuno. Sì. Sono consapevole che ci sono dei sacrifici e ci sono degli impegni che vanno rispettati da tutti e due i lati. Quindi una persona che lavora deve essere pagata. Punto. Bene. Non ho estremamente convinto, conoscendo alcuni dei soci bene, fortunatamente non tutti, non li conosco bene tutti, e questi impegni saranno sicuramente mantenuti. Anzi, e io ti do la mia parola d'onore che con la stessa forza con cui grido la mia situazione sarò prontissimo a riconoscere la serietà di queste persone che fino a questo momento hanno solo fatto promesse non mantenendole. Poi parlo al plurale, ma sto sbagliando, perché è da fare un nome solo e una persona singola, perché le promesse non mantenute le ha fatte una persona sola, con gli altri soci, per correttezza, che hanno sempre cercato di venire dietro a mettere a posto una situazione che io non ho mai accettato per una questione di dignità e perché non mi sembra giusto, perché la questua, quando lavori, non la devi chiedere. Se io lavoro per il direttore e pattuiamo insieme una cifra, è giusto che il direttore me la riconosca. Perché mi deve pagare Ciccio Cuomo se io il rapporto ce l'ho col direttore? Esiste sempre la giustizia ordinaria, direttore, si può rivolgere. Non ci penso neanche. Hai sbagliato persona. Non ci penso neanche, non sono questo tipo di persona qui. No. Ah, mi dispiace.
No, no. Quindi continuerà a fare la fame, come sono le cose, non la pagano. Assolutamente. Preferisce continuare a fare la fame? Preferisco la dignità, vado a fare il cameriere, non è un problema. Lei pensi che io come Lorenzo Davis possa accettare una risposta del genere o credere a una risposta del genere? Ah, basta che chiedi in giro, Guarda, sei Giuliano, chiedi a Giuliano. Basta che ti informi di chi sono io, non è difficile, Lorenzo. Hai davanti un folle che fa questo. Io non farò mai robe a livello di legge, ma lo sanno benissimo in società. Non sono fatto così e mai sarò fatto così. Perché se fossi fatto così, non mi sarei fatto bastare in questi mesi la parola datami. Ok? Questa è la differenza, Lorenzo. Se io fossi come dici te, avrei preteso garanzie contrattuali. E invece mi sono fidato della parola che mi hanno dato. Parola disattesa fino a questo momento. Non va bene, non si fa. Va benissimo, io direi che se non ci sono altre domande, abbiamo sintetizzato quelle dei tifosi, le ho sintetizzate io prima. Ringraziamo il direttore Righi. Direttore, dimmi, amico mio. Promessa per promessa, sì. Appena esce il comunicato che non c'è più quella scritta sospeso, io lo pubblico. No, ma Ciccio, stai commettendo un errore. Nei dilettanti la figura del direttore... Sì, ho capito, però me vedere quel comunicato con la scritta sospeso non mi piace. Quindi auguro a Ma tu, Ciccio, stai continuando a dire... direttore Ciccio, dei professionisti, Ciccio, questo ascolta, volevo dire. Ciccio, ti spiego una cosa. Per me fare il direttore in terza categoria o farlo in Serie C è la stessa identica cosa, ok? Perché sono privilegiato. Questo è un punto fermo. Quando tu hai tirato questa storia stasera, io ti ho capito cosa volevi fare e giornalisticamente parlando, il tuo percorso è giusto. C'è solo un problema, che ti sei sbagliato a non fare un passaggio, ma te lo dico da fratello e da, se permetti, consigliere dal punto di vista del giornalismo. La prossima volta chiama la scuola a Coverciano, il settore tecnico, e ti fai spiegare bene le cose. E ti fai spiegare la mia posizione. La mia posizione era che io ero direttore sportivo della SPAL, quindi non posso essere sospeso, mi sospendo per essere tesserato, per fare un contratto. Hanno risposto? Sì. A chi hai chiamato? A chi hai chiamato? E dopo ti giro il numero. Sì, fammelo vedere. Però ricorda, ascoltami la mia spiegazione. Non potevo fare il contratto da direttore sportivo, non si deposita il contratto. No, questo l'abbiamo capito. Quindi io mi sospendo da direttore. Un'altra cosa. Essendo UEFA, mi sospendo da direttore sportivo per essere come collaboratore tecnico. Quindi il contratto si deve fare perché così ha valore. Se lo fai da direttore sportivo, non ha valore. Io stavo dicendo un'altra cosa. Voglio mettere il comunicato di Emanuele Righi. Ma non lo leggi, se io sto in lì. Una squadra professionistica. Ma no, Ciccio, io Ciccio, come ha detto il nostro allenatore, il sogno era portare la Nocerino in C e c'eravamo quasi. Credimi, ce la facevamo, perché avevamo trovato la strada giusta, abbiamo dei ragazzi che sono meravigliosi, è un gruppo clamoroso, uno staff che lavora benissimo, cioè la strada l'avevamo trovata, ragazzi, eravamo a più 3 sui playout, siamo riusciti ad arrivare secondi. Abbiamo fatto un mercato clamoroso, ci è entrato tutto, abbiamo avuto anche fortuna, bisogna essere onesti. Però c'eravamo, purtroppo nel calcio devi mettere il noi davanti all'io. Se c'è qualcuno che vuol mettere l'io perché pensa che guardando 5 partite ne capisci di calcio, crea problemi, sto parlando in linea generale così nessuno si offende. E questo è il nostro problema. Cioè c'erano i ruoli e bisogna mantenere i ruoli. Se uno fa il direttore sportivo fino a novembre e poi lo promuovono direttore generale, è chiaro che è più bravo a fare il direttore generale e quindi deve fare il direttore generale, secondo me. Io la vedo così, se uno viene chiamato per fare il direttore sportivo e chi l'ha chiamato dopo un po' va in diversità di vedute con chi gestisce di fatto la società ed è una sorta di padre padrone legittimato dalle visure camerali, è chiaro che può succedere che le strade si dividano. Cioè io su questo non ho molto da discutere. Io non ho la presunzione di dover piacere a Raffaele Stella, così come Raffaele Stella non deve avere la presunzione di piacere a me. Il gioco quando finisce? Quando tu vieni meno a delle correttezze. Perché se Raffaele Stella ottempra il suo dovere, che è quello di ridarmi i miei soldi guadagnati, lui mi paga, noi siamo perfetti. E possiamo tranquillamente dire che non ci siamo trovati. Ed è legittimo che io faccia un'altra strada e lui prenda chi vuole. Però non si arriva a fare queste robe. Perché se arrivi a fare queste robe non sei più la persona seria che io credo che tu sia. Tutto qui.
Quindi era molto più semplice la gestione di questa cosa. Ho fatto il mercato che mi hai chiesto. Mi hai chiesto di abbassare il monte ingaggi, te l'ho abbassato di 23.000 euro. Mi hai chiesto di fare un certo tipo di discorso. Ho liberato un sacco di giocatori, ne ho presi altri. Ti ho preso l'attaccante che ti piaceva. Sia chiaro, vedi la mia onestà, Ciccio, lo dico a te o a Lorenzo o al direttore. Grazie a una società che mi ha seguito, perché l'operazione Cardella è un'operazione economicamente estremamente pesante e questa società è stata encomiabile nel seguire l'operazione Cardella. Sono stati bravissimi, così come mi hanno dato fiducia su Carotenuto, così come mi hanno dato fiducia su Gaetani, così come mi hanno dato fiducia quando facevamo le uscite dei giocatori, così come mi hanno dato fiducia nello scambio Maimone Uliano. Cioè la società, per quel che riguarda il mio mercato, è stata esemplare, perché mi ha lasciato totale autonomia, totale libertà. Rispondo io di eventuali giocatori scarsi, rispondo io di eventuali giocatori non presi, perché la società con me è stata, ripeto, esemplare. Il problema si è venuto a creare quando non hanno ottemperato alle promesse fatte. Le promesse si mantengono, le bugie hanno le gambe corte. Questo è l'unico problema che abbiamo avuto. Per il resto, credetemi, questa squadra, quando sono arrivato io, era a 3 punti sopra i play-out. Sono andato via io, eravamo secondi. Porca miseria, vuol dire che c'è del buono. Chi verrà dopo di me ha una bella base che va solo messa un po' a posto. O se no, il prossimo anno c'è da mettere a posto 2 o 3 cose e siamo forti. Cioè, io veramente lascio Nocera con un grande dispiacere, perché sono certo che si poteva fare qualcosa di incredibile e lo spero ancora adesso. Sono quasi convinto che si possa fare ancora qualcosa di incredibile, perché è questo che, quello che tutti noi ci auguriamo, io per primo, credetemi, cioè non ho bisogno di dire altro. Se io vi faccio vedere tutte le persone che mi hanno scritto in questi 2 giorni, è impressionante, cioè non, è veramente una roba clamorosa quella che si è creata. Ci sono rapporti che ho creato in questi 3 mesi che per me dureranno una vita. Poi con qualcuno, onestamente, i rapporti non ci sono mai stati, ma fa parte della bellezza della vita, no? Io con Lorenzo posso andare d'accordissimo, con Ciccio un po' meno, può essere, no? Oppure può essere che con Ciccio vado benissimo e col direttore meno. Questa è la verità. Perfetto, direttore, noi la ringraziamo, okay, perché abbiamo la parte legata alla partita di domenica da, insomma, da affrontare ancora, altrimenti stanchiamo. Aspetta che c'è una domanda che mi fa casa. C'è una domanda che mi fa Francesco Bisogno, che scusa, gli rispondo per cortesia perché sennò mi sembra di scappare. Signor Righi dice che è un uomo, ma dopo la prima partita sei venuto sotto la curva come un trionfatore, quando abbiamo perso stavi non ti ho visto più. Mi dispiace Francesco, tu probabilmente non eri in curva. La prima partita io sono andato in curva a dire che quello che avevano scritto con quello striscione, ok? Quello che avevano scritto con quella striscione, cioè solo gente che ci tiene gli altri via, io li avrei resi orgogliosi della squadra e così abbiamo fatto. Non sono più tornato perché non era più compito mio tornare, cioè non è giusto. Io dovevo far vedere, rispondevo col lavoro e secondo me il lavoro è stato fatto ed è stato fatto anche benino e l'ho fatto io, non l'ha fatto nessun altro. Tutto qua. Un abbraccio a tutti, scusate le rotture di palle quando volete, sono a vostra disposizione. Ciccio, grazie di cuore e tu sai... In bocca al lupo! Tu sai quanto ti stimo per quella cosa che sappiamo io e te. Sei un grande. In bocca al lupo, direttore, grazie. Ciao, amico mio. Ciao, Lorenzo. Sorridi, Lorenzo. In bocca al lupo. Ciao, bello. Ciao. Allora, abbiamo ascoltato il direttore Emanuele Righi per rispondere a tanti commenti che stanno arrivando dai tifosi, tantissimi, tutti nella stessa direzione. Poi lascio ovviamente di nuovo la parola a Francesco Buffardi, perché poverino doveva condurre, è rimasto in silenzio per tutto il tempo. Tutti chiedono, dopo le accuse che... Guarda, gli fanno esperienze, devono crescere. Certo, è così che devono imparare, come abbiamo fatto noi. Ci mancherebbe, però questa è la loro trasmissione, noi siamo entrati a gamba tesa. Allora, io voglio un attimo rispondere a tutti i commenti che sono arrivati dai tifosi, perché ne erano tantissimi al riguardo, della questione contraddittorio. Noi ovviamente abbiamo invitato in maniera formale ed ufficiale sabato, con un invito scritto, la Nocerina a partecipare a questa trasmissione, quindi un rappresentante della Nocerina a partecipare a questa trasmissione, proprio perché avevamo, insomma, doveva essere presente l'ex direttore sportivo Emanuele Righi, e quindi ci avrebbe fatto piacere ai tifosi innanzitutto un contraddittorio. La società, in linea con il silenzio stampa, con il silenzio verso gli organi di comunicazione, per meglio dire, che è ancora in vigore, ha gentilmente declinato il nostro invito. È chiaro che, leggendo tutti i commenti, i tantissimi commenti che sono arrivati in questo senso da parte dei tifosi, ci aspettiamo
in un modo o nell'altro, che sia a Forza Nocerina, che sia ovunque e dovunque, che la società dica la sua verità, perché comunque sono arrivate delle parole. Noi non abbiamo ascoltato le parole pronunciate nelle altre trasmissioni perché eravamo in diretta alla nostra e quindi non potevamo certamente ascoltare, però qui sono state mosse delle accuse, sono state dette delle cose vere oppure no, come diceva Lorenzo, è la verità di Emanuele Righi. Ora credo che a tutti i tifosi faccia piacere sentire la verità della Nocerina, perché onestamente credo che sia quella che a noi più interessa. A noi per primi. Assolutamente. Ecco, arriva questo commento di Emilio. Anche perché il tenore Valerio è stato di tantissimi amici che hanno commentato, amici di questa trasmissione, che hanno chiesto chiarezza a questo punto da parte della società. Io ci tenevo a fare questo passaggio. Emilio ci scrive: a noi tifosi questi comunicati della società non bastano più, basta con questo silenzio stampa assurdo, adesso la società deve metterci la faccia e dire le cose come stanno. E quindi è un commento che riassume. Sì. Onestamente, con il rispetto dei singoli, ma se la Nocerina deve mettere la faccia per dire o contraddire quello che ha detto Emanuele Righi, io mi auguro che metta la faccia per fare in maniera definitiva e chiara chiarezza sul suo obiettivo, sulla sua struttura e su quello che sarà il futuro della Nocerina. Non me ne voglio Emanuele Righi, ma appartiene al passato. È una pagina che si è chiusa bene, male, pessima, benissima, bellissima, si è chiusa. Emanuele Righi appartiene al passato. Io sto dicendo da settimane che la Nocerina deve parlare, l'ho scritto, l'ho detto durante le trasmissioni, lo ridico. In questo momento però si serve per animare questa polemica, quindi rispondere a delle accuse o a delle verità che magari non possono essere tali, e non mi si viene a parlare del futuro, del progetto, della volontà dei soci di restare insieme e di proseguire questo percorso. A me non interessa. Emanuele Righi appartiene al passato. Abbiamo archiviato nel giro di poco più di un anno altre persone che non mi va neanche di menzionare. Purtroppo anche Emanuele Righi, o purtroppo o per fortuna, aggiungerei, anche Emanuele Righi appartiene al passato. A noi ci interessa il presente e il futuro. Il presente ci vede in lotta per un secondo posto, magari per ambire a vincere i playoff, per un futuro che può arrivare. Noi vogliamo sapere questo, vogliamo sapere dai soci se sono ancora soci e che cosa vogliono fare, perché i marciapiedi, l'abbiamo detto venerdì sera, sono larghi, le voci a Nocera girano in maniera veloce. A me di queste tarantelle non mi interessa. Mi può dispiacere umanamente se Emanuele Righi non ha avuto i soldi, ma l'ha detto lui. Può finire là, sono cose che si chiuderanno tra di loro. Io voglio sapere la Nocerina, quale sarà il futuro, chi sarà a muovere i fili. Finiamolo con questo dualismo di una società che non è mai stata tale. Per essere soci bisogna avere innanzitutto una dote, è quello di ascoltare, dialogare, non di andare uno per una strada e un'altra per un'altra. Tu mo favore chi sì, mo te faccio favore chi su. Se volete fare il dualismo, compratevi un carretto con il ciuccio e andate a correre la domenica. La Nocerina è un'altra cosa. E allora a me di Emanuele Righi, da questa sera in poi, ti abbiamo dato la possibilità di parlare, ha detto la sua verità, probabilmente distante da quello che è successo realmente, ma basta, appartiene al passato. Voglio sapere che succede domani mattina, se siamo organizzati per fare
un eventuale ripescaggio, se pensiamo ad altro, se vogliamo allestire una squadra per l'anno prossimo, quale sarà la società, queste cose vogliamo sapere, perché da quello che ci risulta, da quello che si percepisce, tutta questa unione decantata non è mai esistita. E allora la faccia mettetela per fare chiarezza sulla nocerina, non su Emanuele Righi, non su Pippo Pilo o Pippo Franco o Pippo Baudo. Vulim sapere che ne volete fare di questa creatura che, vi ripeto, non è la vostra, ma appartiene a tutta la comunità rossonera. Quindi questa è la chiarezza. Uniti possiamo tutti, hanno scritto, ma uniti chi? Uniti chi? Spiegatecelo, se non siete uniti nemmeno sei di voi, e non lo siete probabilmente mai stati, e avete sempre miscelato la verità con comunicati che non hanno mai detto una mazza in realtà. Quindi metteteci la faccia come ce la sto mettendo io, perché io ho problemi con voi, non ne ho. La nocerina non è la vostra, ve lo ripeto. Ecco, duro, duro come al solito, Francesco. Io riassumevo chiaramente prima, riassumevo quello che è stato il pensiero dei tifosi, quelli che erano i commenti dei tifosi. Io direi adesso di archiviare quanto detto fino ad ora, di metterci un punto, di andare avanti, anzi di tornare un attimo indietro a ieri, perché c'è stata una partita giocata dalla nocerina, e della cosa c'è anche Carmine, ed è la cosa di cui dobbiamo parlare assolutamente. Carmine, tu hai risolto i problemi. Buonasera a tutti. Prima non sentiate bene. Ma hai cambiato voce, perdonami. E non sono in macchina, prende male. No, dico, sembra l'intelligenza artificiale questa voce, eh? Sembra quella generata o dai palloncini a elio o una voce generata dall'intelligenza artificiale. Non sento bene. Ecco, allora, vabbè, rientra dove magari c'è più linea. Ecco, il telefono non è... mi senti? Adesso mi senti bene? No. Perfetto, benissimo. Alla grande. Ci spostiamo. Mi senti? Ecco. Allora, sentiamo, Buffardi ride perché non riesce a trattenere, perché la tua voce è buffissima in questo momento, per colpa di questo... No, Ponticelli ride, scusa Ponticelli. Ha ingoiato dei palloncini. I palloncini a elio, è quella la voce. Peggio del solito, diciamo. Sì, allora... poco e male, poco e male. Andiamo un attimo... Poco e male. Andiamo un attimo avanti a parlare della partita di ieri. Io, Francesco Buffardi, non è troppo in forma, pure se lui è il conduttore di questa trasmissione, se vuole salutarci può farlo tranquillamente, perché lo vedo che non è in forma. È giusto parlare un attimo anche della partita di ieri, però se Francesco, se tu vuoi... Sì, ho fatto uno sforzo, però ora sono arrivato un po' al limite, quindi vi lascio, va bene? Perfetto, sì. Tanto ci sono i ragazzi del Tatan, quindi resta lo spirito quello di sempre. Grazie, alla prossima. Ciao Francesco. Allora, partiamo da Ponticelli, che ieri era presente in quel di Cisterna di Latina. Che nocerina è stata, Francesco? C'è Carmine che cerca di intervenire. Carmine si fa ridere, sicuramente, con questa voce. Carmine, mo forse si sente un po' meglio. Ti sentiamo bene? Prova. Cuomo, manda il link al Picerno, gentilmente. Cuomo, il link al Picerno. Mork, chiama a terra. Mork, rispondi. Perché ha detto che vuole insultare Carmine. Credo che si sia rovinato la sua reputazione dopo stasera, Perché questa voce... sta facendo il giro della città per capire dove può parlare meglio. Hai mandato? No, Carmine, non ti sentiamo. Scherzi a parte, recupera un attimo una posizione migliore e ti ricolleghi, perché mo non ti sentiamo proprio più. Carmine, in verità, fino a me sento. No, mai, non è vero.
Allora, io taglio un attimo, altrimenti c'è il rumore e non capiamo. Avevo dato la parola a Francesco Ponticelli, che ha parlato poco, sì. Perché ti voglio chiedere un giudizio sulla partita di ieri. Cosa è mancato alla Nocerina per portare a casa i tre punti? Valerio, prima abbiamo parlato un po', anche Lorenzo diceva, non dobbiamo lamentarci degli arbitri, quindi lasciamo stare quella componente lì. Quando una squadra è forte riesce ad essere forte e a superare anche, diciamo, questi ostacoli arbitrali. Purtroppo le occasioni la Nocerina le ha create, è andata sotto 1-0, e ha pareggiato, è andata sotto la seconda volta e ha pareggiato, comunque avevamo una buona mezz'ora per ribaltare il risultato. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma le occasioni ci sono state, perché tanti palloni sono stati messi in mezzo all'area e i difensori spazzavano, non dico sulla linea, ma quasi. Quindi non dico che la Nocerina non ci ha provato, ma ci ha provato davvero fino all'ultimo. Però secondo me sono quelle partite che non vinci. Quando ti manca quel qualcosa in più, poi alla fine non le riesci a vincere. Piero Colucci scrive che è mancato il Barattolo. Barattolo che è il guapo, Francesco. C'è un nuovo ospite. Così è. Ragazzi, vorrei approfittare per salutare sempre gli amici di Cava che ci guardano sempre. Buonasera. Oh, adesso sì, adesso allora, sì. Volevo dire che il direttore Righi, che saluto, salutiamo il direttore Righi. Direttore Righi, tutti quanti, ragazzi. Ciao Righi, ciao. Ciao Righi, ciao. Ciao. Ha iniziato la diretta su Radio Maria. Ah, ecco dove sta dicendo che quindi le chiese erano 7+1 più quella principale, diciamo. Hai fatto c'è anche Alfonso è morto pure perché Cerno è tosto è morto Lumezza è guaglione sta sul cuscino Tortora, facciamo un po' di pubblicità occulta. Quando apre Into Boutique? Ecco. Ero 99,9% sabato. Ci siamo, fa fattura! Invitiamo tutto il Tatan e tutti gli ascoltatori del Tatan. Io invito Alfonso a fare sponsor, guarda il Tatan. Io sono partito da qua, scusa. Come le voglia, un po' di diplomazia. Ma abbiamo fatto ragazzi, tanto pubblicità, Emanuele Righi, la possiamo fare pure ad Alfonso Tortora. Fattura pure a Righi. Ragazzi, dovrei uscire. Vorrei dire solo una cosa. Salutiamo Marco. Io offro una maglietta al direttore. Ciao Francesco, buonasera. Ciao belli. Valerio, ma 20 minuti a tirare il mollo con Righi. No, non devi parlare. No, io voglio parlare. No, io non devo parlare. Ciao Righi, ciao. No, ciao. Tu sei arrivato Calvino dalla roba d'oro che stavo parlando. Direttore, io c'ho domenica c'ho una partita da fare. Che poi ti fate rimproverare che la partita è sabato, tra l'altro. Ti vede anche la guerra, non vede, chi lo vuoi parlare? Sabato ti fai rimproverare, sabato. Sabato. Sei stato rimproverato per questa per questo errore. Vabbè, pazienza. Parliamo di cose serie, dai. Misurate la pressione a Ciccio Cuomo. Cioè se ti viene 3-4 sponsor, che fa lo sponsor della Nocerina e socio. Poi con la telecamera. Che è successo, Alfonso? È risorto Alfonso. È risorto Alfonso. Carmine, ma stai guidando tu? È certo che sto guidando io. È un tag manca la cintura, si è perché. Ma non vediamo chi c'è dietro perché c'era una terza persona, non so se si vuole mostrare. È il Franco? Può essere mai, secondo me è il Franco, e perciò però è troppo silenzioso. Non voglio sapere niente. Questo è il buio. Eccolo qua. No, ho detto io non faccio niente, non voglio sapere niente. Una serata niente male proprio, Ciccio, ti faceva i ticket passa per entrare in trasmissione? Perché tu cosa voleva avere? Facevi i soldi, facevate. A un certo punto uno ha scritto: state facendo più visualizzazioni adesso che durante il partito. Che culo! infatti, ragazzi, proprio culo, quello ragazzi. A cui ambivamo. Quello che a cui ambivamo, ragazzi. Che culo! No, ma comunque da apprezzare il pugno forte di Valerio,
direttore, lei ha fatto tanto, non la faccio parlare. Noi buonasera, direttore. Il problema è che poi non mi sono venuti a supporto. Oh, io volevo interrompere, arrivavano altre domande, ma va bene. Valerio, ho scritto di tutto, nessuno mi ha pensato. Ho letto, ho visto, non ti preoccupare. Io ci bevi in bocca al lupo, direttore, un bacione, arrivederci. È una cosa che già sapevo. Lasciamo stare, tutto a posto. Parliamo della partita di domenica. Della partita di sabato prossimo, quasi sabato. Sicuramente in porta nel San Marzano giocherà Ivano Feola. I due 2005 sono convocati in nazionale. Ivano Feola, allenatore dei portieri, è tesserato anche come calciatore, è un ex Nocerina. È una situazione, una cosa un po' particolare, che già è capitata una volta quando questi due ragazzini del San Marzano furono convocati dalle rispettive nazionali, che il buon Ivano si è trovato costretto a giocare. Non possono far giocare un ragazzino della Juniores, non sarebbe meglio secondo me. L'altra volta hanno scelto Ivano, chissà stavolta cosa il mister cosa deciderà. Vabbè. Buonanotte, gioie. Ciao belli. Ragazzi, a prescindere da tutto, Lorenzo, quali sono le insidie di una partita che arriva dopo tre pareggi consecutivi e soprattutto che si gioca senza il dodicesimo uomo? Ma noi dimentichiamo o forse non rammentiamo che il San Marzano tutto sommato non è una squadrascia, tutt'altro. È una buona squadra che secondo me ha pagato lo scotto della promozione quest'anno e ha avuto un po' di difficoltà, ma numericamente anche a livello di nomi non è per nulla una squadra così da poter sottovalutare. La partita è difficile, è un derby, giocarla senza pubblico, ammesso che sia così, è ancora più difficile. Veniamo da tre pareggi, ma insomma voglio dire, noi abbiamo buttato via la possibilità di blindare il secondo posto in queste ultime tre partite con tre pareggi, che onestamente probabilmente forse ci sta stretto quello con la Cavese, sicuramente anche un po' forse quello di ieri, ma con la Boreale no. Noi abbiamo buttato via sei punti, quattro dei quali con l'ultima in classifica e con la quart'ultima, la quint'ultima. È una partita difficile come tutte quelle che mancano. Io mi auguro soltanto che non ci sia all'interno del gruppo un po' di scoramento, è l'unica cosa che mi potrebbe così mi viene da pensare, che c'è qualcuno che magari non ci crede, mi auguro di sbagliare, e per il resto vediamo che cosa succede poi sabato. Sarebbe da polli non crederci ancora là, sarebbe da polli non crederci. Ma sai Carmine, non tutti siamo uguali purtroppo. No, ma per un motivo molto semplice: arrivi secondo, fai qualcosa con i playoff, diciamo che è come se avessi vinto il campionato. Anche quando ti vai a proporre l'anno prossimo, dici: io a Nocera ho fatto qualcosa di importante. Sarebbe da polli per loro, perché voglio capire, non vogliono giocare per la piazza, non vogliono giocare per quelli che vogliono. Se giocano per loro, già fanno qualcosa di importante. No Carmine, ma è a prescindere da questo discorso che se giocano per loro. Io intendevo soltanto una questione psicologica, al fondo. No, ma secondo me il problema non è manco quello psicologico. Secondo me il problema è proprio fisico, cioè la squadra ha accusato lo sprint iniziale da gennaio ad ora. Hanno giocato sempre gli stessi. Vedi come è migliorato Alfonso Tortora da quando si è collegato, è risorto. Togliamo il silenzio stampa, li facciamo collegare con noi e risorgono pure loro. Secondo voi ragazzi, i pareggi con Cavese, che quello diciamo è uno scontro diretto e quindi ci può pure stare, e Anzio, sono figli di quel maledetto pareggio con la Boreale? Cioè è lì che la Nocerina è scivolata anche da un punto di vista psicologico, due pali
l'occasione di non aver vinto sul campo della capolista, mentalmente qualcosa, secondo me, a prescindere da ogni cosa, lo dice. Che ne pensate? Sono sicuramente frutto di bestemmie importanti. I due pali col Boreale, con la Boreale, il gol annullato con la Cavese, la partita di ieri, dove la Nocerina ieri ha fatto 10 palle gol pulite e nitide. Vale, ci sta pure che deve andare così, è andata così. Cardella non è squalificato, tranquillizziamo. Ciro Villano dice Cardella non è squalificato, terza ammonizione per lui. Ammonizione di Cardella. È squalificato. Uno dice che è squalificato. È andato diffidato. Assegnati pure tu, uscito. Gioca Picchi per la felicità di Picchi. No. O il vice Cardella. Il vice Cardella. La Boreale ci ha portato Fornuto, una squadra di quartiere ci ha messo KO, questo è. Francesco Daniello lo scrive. Diciamo, tornando un attimo a ieri, Carmine, l'hai commentata, eravamo vicini, a prescindere dalle ciantelle di Anzi. Volevo essere più gentile, però va bene. Ciantelle. In campo ci ha messo tutto, perché abbiamo detto 10 palle gol, 7-8 palle gol, ci ha messo tutto, però un pizzico di cinismo in più, di cattiveria, di fortuna, diciamo come vogliamo, sta mancando nelle ultime uscite. Ma sicuramente, però dico, se tu abbiamo visto insieme la partita, vale. Boh, come non è, la Nocerina ieri veramente ha fatto 10 palle gol, non stiamo esagerando. Se tu le crei, non stiamo parlando di una squadra morta. Cioè, il 2-2 di ieri non è lo 0-0 con la Boreale, dove comunque hai preso due pali. Ti ripeto, la differenza però, Carmine, sta nel fatto che ieri ti hanno fatto due tiri in porta e ti hanno fatto due gol. Tu ne hai fatti 27 e non hai fatto gol. Però fino ad adesso praticamente hai mascherato perché non prendevi gol. Perché se cominci a prendere gol, io credo che diventa più difficile vincere le partite. Questo volevo sicuramente, dire. Sicuramente, ma diventa pure difficile vincerle se ti danno un rigore contro che non ci sta. Ma non ci appelliamo al fumo della pipa, come disse una volta Ranieri. Però se un rigore a favore non te lo danno e ti danno il rigore contro che non ci sta, e tutto il resto, non voglio giustificare niente. Però ieri Cardella ha preso a colpire il portiere da 0 metri, è sfortuna. Anche loro hanno preso praticamente Fantoni da mezzo metro due sicuramente. Se devi vincere per forza, qualcosa devi concedere, se no si fortissimo. Allora, Stefano Mastellone per Ciccio Cuomo, cioè per tutti, ma io faccio rispondere a Ciccio, che è quello che risponde in maniera più precisa. È vero che si potrebbe fare a porte aperte la partita col San Marzano? Ci sono novità? A me le chiavi dello stadio non l'hanno date ancora, quindi perché devo rispondere io? No, scherzi a parte, non ce ne ha presentato ricorso, ci sono probabilità positive che l'esito sia in favore della Nocerina, però non possiamo dire niente, anche perché ieri c'è stata un'altra partita, magari qualche episodio di cui la Nocerina è stata vittima ed è stato forse poco menzionato, potrebbe anche influire negativamente su una decisione, anche se non è così, lo so, però magari chi deve decidere può dire: ma questi vanno fuori casa, porte chiuse e fanno casino. In verità non è così, basta anche leggere un po' con attenzione i comunicati delle settimane precedenti, esatto. Dove l'Anzio si è già macchiata diverse volte ed è stata già punita dal giudice sportivo diverse volte per comportamenti poco, diciamo tra virgolette, ortodossi. Purtroppo la situazione è questa, la Nocerina ha presentato ricorso, visto quello che aveva scritto il giudice sportivo sul comunicato di martedì scorso, ci sono dei punti in cui la Nocerina può procedere in maniera positiva ad attaccare quei punti, dobbiamo vedere se c'è se la spunterà l'avvocato che sta curando questa diatriba. Io sono abbastanza fiducioso, però purtroppo i tempi tecnici sono un po' lunghi,
Quindi magari dobbiamo aspettare qualche altro giorno per avere una certezza su questo. Ciccio, mi pare che si discute venerdì. La nocerina ci ha fatto sapere che si discute venerdì, sì, sì. E poi comunque in caso di esito positivo non vi preoccupate perché la prevendita verrebbe attivata immediatamente, quindi ci sarebbero i tempi per poterla fare a porte aperte, assolutamente. Picerno, ci vuoi ricordare quel proverbio che coinvolge una donna e una papera? Ecco. Allora ce lo ricorda Picella. Non era a Napoli, però. No, non è a Napoli, infatti. A Picella. Grazie, a Cisterna. Cosa succede a Cisterna quando ci sono una donna e una papera? Sarrovoto! Ecco. Mamma mia. Una femmina e una papera. Sarrovoto a Napoli. In questo caso, una femmina e una papera hanno reputata la tribuna di Cisterna. Direi ma io direi più solamente una papera. Di femmine ne ho viste poco. Ma in tutto, in tutto questo c'è un uomo che stava là in mezzo. No, ma la cosa bella, noi eravamo accanto ad un gruppetto di ragazzi di Cisterna che era venuto a vedere la partita, che non aveva nulla a che vedere con l'Anzio. Ci guardavano sbalorditi e dicevano: ma sono donne, ma sono solo donne che stanno facendo questo caos. Quindi no, era davvero bello continuare a... Un occhio al campo e un occhio forse alla, diciamo, alla discussione che stava avendo. Allora, dalla telecamera si vedeva Ciccio che stava un po' girato, capito? Mezzo e mezzo che guardava con un po' al campo e un po' alla tribuna. No, ma io insomma, ho detto pure, tu sei molto... Il capitò, ti rappresenti il capitò. L'ho detto pure, io stavo cercando con lo sguardo a Don Gerardo perché non lo vedevo e onestamente ero preoccupato perché purtroppo la sua condizione fisica in quel parapiglia poteva essere compromessa, quindi ho confessato il mio peccato, cercavo di raggiungere Don Gerardo con lo sguardo ma non ci riuscivo e le papere erano troppe. Ed è lì però... che abbiamo visto Don Gerardo in piedi con la stampella e comandava la rivolta. No, Don Gerardo non so se avete notato. Sicuro, Comunque non so se avete notato, a un certo punto dietro Ciccio Cumi gli hanno fatto un cordone i poliziotti praticamente senza offesa, ma pure affianco a noi, perché a noi ci hanno chiesto di andare via prima del primo tempo. A fianco a noi sono arrivati dei cuccioli della sicurezza con ogni traccia, guarda la capa mia. Esatto. Confermo. Senti, ma io avevo con me il bodyguard, avevo Piero Colucci. Che ti ha accusato, Ti ha accusato di avergli fatto della partita del telefono in mano e adesso dice sono rimasto solo io vicino a te. Voglio il marcattano cronometro a Ciccio Cuma, assolutamente. Mamma mia, glielo regaliamo per i 51 anni. Domani mattina me lo sono scritto su un foglio di carta. La prima cosa che faccio, scendo e vado a comprare un cronometro. Ragazzi, comunque vorrei dire soltanto una cosa: che per me che soffro da casa, a volte vuole essere tanta palata al cameraman, non è giù. Cioè, perché mi fa veramente. A ieri ci ha fatto un magà, perché anche io stavo a casa. A ieri a un certo punto mi è venuto male il capo, male il stomaco, male tutto. Ragazzi, pensa che a un certo punto zitta mia figlia di essere fermo e te papà ma che ti sono venuto chi è chi la che sono mica che sono chi non è facile ragazzi non è facile ragazzi attenzione pure lui ragazzi no, sicuramente per carità però mi faceva toccare il vaduro quando la palla stava dall'altra parte del campo e ti stava andando con la porta. No, facevi prima piano con pomeloni e ciccio, cioè veramente facevi piano. Poi a un certo punto non so chi uno ha cominciato a Luca Ale forza la nocerina bellissimo si è seduto sulla ringhiera con la sciarpa quello tutto è stato il momento più bello bellissimo. No, perché quello là in sottofondo voglio dire una cosa posso intervenire chi le Anzio hanno unito tutto quanto a dire. Non so chi era però non lo voglio sapere non lo diciamo. Scene buone dal mondo ragazzi e poi c'era chi invitava a fare il bravo perché c'erano le telecamere che stavano riprendendo Ciccio si è praticato molto anche su questo con vari personaggi a dire praticamente facite il bravo che c'è Sachille che praticamente la telecamera sta facendo un filmino in un matrimonio quindi insomma voglio dire non c'entrava niente quello con la telecamera
Infatti. Ciccio, ma perché sei passato dalla frutta fresca a quella in scatola? È perché c'erano i boîte. Perché la frutta pure dei scatole, dei boîte. Per allargare gli orizzonti dell'attività, scusatemi. Certo. Comunque lo sapete che boîte, noi l'abbiamo ripreso nel nostro dialetto perché siamo pure noi siamo francesi. Infatti in francese barattolo si dice boîte. Alfonso sei di un altro livello. C'è una chicca, la chicca finale di Alfonso Vicente. Stasera ci sta chi ci ha imparato a fuo pallone, ci sta chi ci ha imparato a fuo giornalista, ma tu ci stai imparando un francese. Ma te capite chi l'ha quanta giocatura che ha portato a tutto bidone, c'è già scritto sotto. Hai portato tutto bidone, purtroppo. Andiamo avanti, non guardiamo più indietro. Carmine, no, dove stai andando? Ma io sto dicendo una cosa tecnica. Ha portato il bidone, punto. Cardello che ha numero tutti che voglio portare, che gli dovevi stoccare a malato, ma ci ha fatto lo screenshot, ma ci ha fatto giù. Voglio che a numero che gli devo portare. Ragazzi, Alfonso questa cosa non l'ha superata ieri. Voglio da un metro, quello se non la toccava andava in porta il pallone di Mazzei. Chi l'ha tu che ha accogliuto portiere a tirare quella da parte? Io mi sono fatto lo screenshot, non ci posso passare, voglio. Ragazzi, Alfonso non ha superato. Sono due giorni che sta provando a telefonarmi, non lo rispondo. Che già so che mi deve dire. Carmine, scusa. Non lo sapevo, dove stai andando, Carmine? C'è una domanda per te, ma Rossi è in Giappone? A casa. Ecco. Stai camminando a mezzo, dicevano, quindi... A casa, vabbè, a casa però non ha detto che veniva dalla Ritorania. Che no, ma ci sei casa Caglianiello. A Roppo Caglianiello è arrivato. Conoscerete a Roppo Caglianiello è arrivato. Comunque, parliamo della partita di sabato. Dimmelo poco. Parlate. Voglio domenica è uno scontro tosto perché noi fisicamente non stiamo bene. San Marzano deve fare i punti per salvarsi, pur se non ha una squadra per salvarsi. Però c'ha uno di colore che in pratica ha avuto 3-4 giornate là. Non mi ricordo il nome, un attaccante forse. E poi c'è il problema del portiere. Sì. Quindi magari ci arriva Maluccio, anche se pare che ha vinto in casa col Trastevere forse. No. Sì. Oltre a non ti credere perché no. Da qui a sabato può darsi pure che si inventano qualche tesseramento di qualche extraterrestre. Può essere. Perché no. L'extracomunitario non lo puoi più tesserare, ma il regolamento extraterrestre, sì. Non ha mai parlato degli extraterrestri, quindi però ti devo dire la verità. Che sta vuole sfottere. Che Picerno voleva sapere del San Marzano, diamo uno sguardo ai risultati perché poi diamo informazioni sbagliate. Il San Marzano ha vinto contro l'Ostia Mare. Vai Pont. Allora, Bodoni Sarabus 0-1, Romana Trastevere 4-0, Latte Dolce Ischia 0-1, San Marzano Ostia Mare 2-0, Cavese Nuova Florida 2-3, Cinzia Albalonga Atletico Uri 2-0, Boreale Flaminia 1-1, Anzio Nocerina 2-2, Cassino Gladiator 1-1. Picerno, inutile chiederti qual è il risultato che ti sorprende di più. No, ma sinceramente devo dire la verità, a parte che tengo male il bruciore di stomaco da ieri, non parliamo proprio del nostro, però mi sorprende a parte il nostro, ovviamente intendevo. A Cavese lasciamo perdere perché la voglio lasciare perdere, ma a me mo vorrei fare una menzione particolare per il campionato che sta facendo l'Ischia. È andata a vincere anche su un campo difficile pure stavolta, soprattutto sta facendo veramente un bellissimo campionato, ma veramente bello. Non dimentichiamo che ha pareggiato a Cava e meritava di vincere. 45 punti in classifica, in piena zona playoff ed è in piena corsa per i playoff. Leggiamola la classifica, vai Pont, poi la commentiamo. Allora, Cavese con 57 prima, Cassino 48, Romana 48, Nocerina 47, Ischia 45, Sarrabus 42, Ostiamare 41, Cinzia Albalonga 38, Flaminia 37, il nostro prossimo avversario il San Marzano a 36, Trastevere 31, Latte Dolce 31, Anzio 28, Atletico Uri 27, Nuova Florida 25 con 6 punti di penalizzazione, Gladiator 24, chiudono Budone e Boreale con 19.
Lorenzo, dicevamo del San Marzano che deve fare, mo mi sto bruciando la puntata di venerdì, vabbè, non fa niente, poi vediamo che ci inventiamo venerdì. Dicevamo del San Marzano che deve far punti salvezza, però guardando la classifica sembra, non dico tranquillo, ma quasi. Sì, 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 necessariamente, però chiaramente può giocare liberamente, può giocare in tranquillità, proprio perché ormai credo che punti salvezza... quei 3-4 punti che mancano, insomma, non sarà difficile averli. Io invece focalizzerei l'aspetto sul fatto che comunque vengono a giocare per la prima volta a Nocera, in una piazza, su un campo che comunque ha tanta storia, che sbava da tutte le parti, e in queste occasioni, insomma, le chicche dei vecchi, insomma, mi preoccupano quelli che hanno un po' di classe da vendere, insomma, che hanno qualcosa da dire. Mi viene in mente Ferrari, mi viene in mente, che ne so, qualche altro, Gennaro, appunto, insomma, ecco, che vengono per dimostrare che comunque, insomma, alla fine non sono calciatori finiti. L'altro aspetto che mi trova d'accordo con Alfonso, siamo una squadra che in alcune circostanze mi è sembrata, non so se stanca o spenta, però voglio dire, insomma, le altre hanno giocato lo stesso numero di partite, per cui potrebbero essere stanche uguali. Quindi, insomma, noi dobbiamo guardare la nostra classifica, dobbiamo cercare di vincere. Peccato che abbiamo perso in queste ultime 3 partite 6 punti importanti che ci avrebbero potuto consolidare al secondo posto, e affrontare poi le due partite con le quali noi abbiamo più a che spartire, e mi riferisco praticamente a quelle con il Cassino e con la Romana, con maggiore tranquillità. Io penso che se avessimo fatto i 6 punti in più nelle ultime 3 non guardavamo più solo al secondo posto. Secondo me. Ma vai, tu vai sempre oltre, io mi limito. No. Vai, vai, il ditino di Ciccio Cuomo è alzato. Prechi. Io volevo salutare Stefano Mastellone, che ci ha detto che lavora con il presidente Romano. Stefano, però noi, senza offeso, non siamo da meno. Qui abbiamo Alfonso Milanese, che è una squadra che porta il suo nome, che ha perso pochi minuti fa il derby, quindi siamo messi meglio di te. Il Picerno ce l'abbiamo solo noi, senza è un paese intero, sono amici, sono parenti. Infatti, il derby è sempre brutto. Ci sono due o tre calciatori interessanti proprio nel Picerno. Bella squadra il Picerno, sta facendo un ottimo campionato. Al di là di Alfonso, è una bella squadra il Picerno. Esattamente, lo avevamo detto ad agosto quando l'avevamo incontrata in amichevole. Insomma, no, Valerio, ti ricordo? Sì, ci aveva dato veramente un'ottima impressione. Insomma, erano messi bene, ben allenati. Insomma, ma poi giocano da tempo insieme. Infatti. Anzi, io mi aspettavo avessero qualche punto in più, in tutta onestà. Qualcosa hanno lasciato per strada. No, questo campionato si è riaperto. Invece, infatti, il campionato Serie C si è riaperto perché Dai Vessabbi ha perso a Foggia e mi pare fra 2 o 3 giornate c'è Benevento Juve Stabia, quindi io volevo salutare Paolo Mastellone, che fino a stasera ha lavorato per il presidente Romano. Salutiamo. Da domani non si sa. Domani non si sa più. Non scherziamo. Ciao Stefano, bravissimo ragazzo, lo saluto con affetto. Carmine, San Marzano, ho visto dalle storie, li hai avuti, cioè sono stati ospiti all'Hotel San Giorgio. Che gruppo, per quello che tu sei riuscito a capire, che gruppo è? Stai parlando dell'Hotel San Giorgio, sito in via Crocinola 12 a Castel San Giorgio. Non è pubblicità occulta, pure è il nostro sponsor. Pure l'uscita dell'autostrada. Pure l'uscita dell'autostrada. È ora del San Marzano dell'arbitro, come dice Matteo Manzo. No, io non lo volevo mettere in mezzo l'arbitro, che tu ti arrabbi. Io ho paura della Nocerina. No, caro. Punto. Ho paura della Nocerina. Grande amico mio. Dicerno, come si accoglie un ex come Francesco Uliano? Ma no, ma mica ex, uno che è stato 5. Ma perché gli diamo tanta importanza? Oh, ma io ho fatto una domanda, mica do importanza. C'è anche Emanuele Cuomo come ex, c'è Ivano Feola. E tutti quanti gli altri. Zillo. Ecco, noi per esempio... E Marcello Esposito.
visto che diamo tanta importanza, mi ricordo all'andata Emanuel Cuomo al centrocampo ci facette il capo quadrato, fece un partitone, sembrava indemoniato. Spero che non fa lo stesso pure ora, spero che Uliano si riconferma sulla falsa riga dei 5-6 mesi che ha fatto a Nocera, cioè una molli vraghiera, come si suol dire. Però vabbè, Uliano è comunque un buon giocatore, però vabbè, ex sì, paradossalmente, insomma, essendo uomo di risposta, voglio fare una meglio quando andano via, voglio essere cattivo, diciamo. Siamo un orario che lo permette, ma secondo voi, visto tutto quello che sta succedendo, tutta questa responsabilità del fallimento da agosto a settembre è imputabile? Siete sempre convinti solo a Gianluca Esposito? No, ma io non sono mai stato convinto che è solo lui. Se posso rispondere. Ne abbiamo parlato, no, assolutamente no. Sono tante le componenti, francese, cioè sono state tante le componenti, cioè in primis, come si dice, il pesce puzza sempre dalla testa. Penso che alla base ci sia, come direbbe, come mi insegna l'ottimo Carmine, senza una figura che sia in grado di guidare le scelte della società o sia in grado di indirizzare le scelte della società, mi riferisco a un direttore sportivo che conosca la categoria. Queste categorie non la vinci mai. Non a caso noi su l'unico campionato di Serie D abbiamo vinto nel 62-63, se non ricordo male. Calcio. Poi da lì... La Serie D era la quinta serie, probabilmente. Era pure un altro, quindi non l'abbiamo mai vinta. Poi da lì, allora sì, perché magari persone come Esposito, persone come... ci hanno pure un po' marciato, non lo so, però... diciamo non hanno avuto, come dire, un percorso bello lineare da lì. Però con un direttore sportivo, sia esso Righi, sia esso, ecco, l'hanno nominato loro, Cosimo Deboli, sia esso qualsiasi direttore sportivo, avrebbe dato io mi auguro, mi rifaccio a quello che dici tu, che il prossimo direttore sportivo sia il direttore sportivo della Nocerina e non la pistola in mano a qualche socio o più soci, che rappresenti tutti, è la volontà di tutti, non una parte contro l'altra parte o una parte a discapito dell'altra parte. Ciccio, ma lo sai meglio di me, quando c'è stato troppi caldi, come si dice, non fa nulla. Purtroppo a Nocera all'inizio sembrava che ci fosse unità di intenti, uniti possiamo tutto riesce. Poi alla fine non lo so, da quello che dite, che avete detto pure in questo, non sembrano, non so se non sono uniti, no? Sinceramente mi auguro di sì, mi auguro che, come dici tu, nella prossima gestione, nella futura gestione, nella prossima, penso domani, quella di domani intendo, ci siano tutte le caselle piene e non ci sia nessuna casella vuota e che nessuno possa immaginare di fare il lavoro di un altro, magari campionato, perché non ne possiamo più di scene come queste di sinceramente. Bene, la mischiamo o abbiamo qualche altra cosa da dire? No, parlamela tu un po', via. Ha risposto solo Alfonso sulla mia domanda, alla mia domanda. Ah, vuoi, allora, Pont, vai, rispondi anche tu. Ripeti la domanda, Ciccio. Non era attento. Che non è andato bene fino a dicembre, è solo imputabile a Esposito o Esposito è stato un parafulmine, diciamo, per nascondere altre situazioni? Allora, è stato detto anche prima, secondo me è stato anche difficile a un certo punto gestire uno spogliatoio di 30 giocatori, ma non perché i giocatori magari non si sapessero comportare, però probabilmente numericamente erano troppi, erano state fatte determinate scelte, quindi arrivati ad un certo punto non si era creata la giusta amalgama e quindi c'è stato, credo, un problema di spogliatoio. E poi purtroppo la figura che si deve assumere responsabilità è sempre l'allenatore, però per me
non le voglio chiamare colpe, perché le colpe sono altre, è una responsabilità, ecco, di poter far di poter e di dover cercare di dover far meglio, è divisa equamente, cioè tra giocatori e allenatore, perché alla fine sono loro che si allenano, che vanno in mezzo al campo. Poi ci sono tutte le situazioni un po' esterne della società, dei soci, che potrebbero delle volte magari creare ulteriori pressioni. Già la piazza è difficile, lo sappiamo, potrebbero creare ulteriori pressioni o comunque destabilizzare, ecco, un po' l'ambiente. Spero non sia stato così, e come voi mi auguro che nei prossimi giorni venga fatta una maggiore chiarezza, perché è questo che ci aspettiamo, cioè venga fatta chiarezza non perché a noi dà fastidio che non parlino, perché abbiamo un capriccio, ma venga fatta chiarezza appunto perché abbiamo bisogno di sapere cosa ci riserva il futuro, cosa sta succedendo, e che l'ambiente, ecco, possa essere tranquillo, sia per far stare tranquilli i tifosi, ma anche per far stare tranquilli i soci e i giocatori. Quindi poi è tutto un flusso continuo. Peppe Caccavallo ha detto una... scusami Vale, Peppe Caccavallo, sì, ha detto una cosa importantissima: la sfiducia praticamente sui risultati è venuta, ma è venuta anche probabilmente da qualche altra parte. Sono state proprio queste le parole di Peppe Caccavallo, che da vecchio marpione ha detto e non ha detto, ma ha fatto capire. È inevitabile che, insomma, alla luce di tutto quello che sta succedendo... Può fare comunicati stampa, Caccavallo? Dice non dice. Dice non ho capito. Fare comunicati stampa, dice non dice. No, però per esempio, insomma, ti devo dire la verità, ha parlato in maniera molto chiara e molto onesta, a differenza di tanti che parlano, tanta fuffa e non dicono niente. Qui è stato chiaro, praticamente tutto questo non derivava soltanto dalla mancanza di risultati, lo ha detto proprio palesemente. Quindi è chiaro che, ripeto e chiudo, anche alla luce di tutto quello che è successo e che sta succedendo, probabilmente, insomma, anche chi poteva e doveva avere un po' di serenità in più non l'ha avuta, perché probabilmente c'erano talmente tante porte aperte che il vento da brezza è diventato praticamente uragano. Antonio Basileo pure ha provato a rispondere alla domanda di Ciccio. Esposito il maggiore responsabile, se vedeva qualcosa di strano doveva uscire allo scoperto, anziché dire che ci voleva tempo per vedere giocare al meglio la squadra. Questa è una cosa che ha detto dall'inizio, quando non c'erano ancora i problemi, che questa nocerina avrebbe cominciato a fare bene un po' più in avanti. Poi non possiamo mai sapere se effettivamente la nocerina, se avesse avuto un po' più di tempo, sarebbe stata più vicina alla vetta, perché è chiaro, non avremo mai la controprova. La prossima volta che invitate Enrico, invitiamo pure Antonello. Allora, Michele Boffardi, la colpa è di tutti, nessuno escluso, ma col 3-4-3 con Rossi eccetera laterali abbiamo detto tutto, e questo è un argomento che abbiamo trattato molte volte. Carmine, volevo sentire anche te. Alfonso già dei traumi. In questo caso è cominciato a parlare di Lu Module, Rossi eccetera all'esistente. No, perché se no, insomma, però non la portiamo alla lunga, se no io mi autosospendo. No, se no chi la comincia? Lo puoi fare in Serie D, Ciccio, sicuro. In Serie D lo puoi fare, Ciccio. Tu sei solo collaboratore del tecnico, non sei radiocronista. Bisogna che tu mi cuova. Telecronista. Scusa, sono telecronista. Collaboratore del direttore Valerio D'Amico. No, sei collaboratore del tecnico che produce la partita, in questo caso. Oppure sei cuoco, vice. Quindi, giusto per capire, scusate, Ciccio. Tecnico del papà Ciccio di Emilio, il mio caro amico Orlando. Ciccio, scusami. Ho capito, loro. Se tu ti autosospendi da telecronista, puoi ritornare a fare il radiocronista, perché così non sei passibile di nessuna... Ma voi avete capito il causio per la botticella dell'olio. Io ho detto, se si fa tardi mi autosospendo e mi vado qua. Avete capito? Ah, in quel senso. Pensavo avessi ripreso, non lo so, vabbè, io sono vecchio, perdonatemi. Mi sono rincitrullito. Ah, esatto. Comunque mi avete bruciato la trasmissione di venerdì, Se non succede niente, non vado in diretta. Una cosa seria, vi voglio chiedere una cosa, voi che sicuramente... Ma hai visto un tratterino?
non hanno fatto la copia. Non dico no. Però io devo dire una cosa, mi piace dirla, ma tra annunci di allenatori che vanno via, contratti Picerno va via, contratti mai visti, contratti non rispettati, se andiamo indietro pure di qualche annetto, mamma mia, la parola contratto la dobbiamo proprio togliere da mezzo. Contratture. Contra tutto. Valerio, comunque ti invito venerdì prossimo. Sì. Io vengo in trasmissione e tu mi dici che lo sospendo. Io vengo in trasmissione e tu mi dici che non voglio, che non mi fai parlare. Così parli due ore. Perché Ciccio Cuomo non voleva parlare. Cazzo, Monticelli però tatan. Ciccio Cuomo non voleva parlare. Vai giù. Forza Nocerina sempre. Questi a prescindere. Vanno e vengono. Da questo è fuori discussione. E se non si rimaniamo noi. Esattamente. Anche i radiocronisti, i telecronisti, pseudo giornalisti, aspiranti giornalai, anche loro vanno e vengono. Assolutamente. Si autosospendono. Paolo Lucio Mille Lire forse verità, è andato e lo rivolgono. Verità, Alfonso Picerno va e viene perché si attacca e si stacca ogni po'. Sta mangiando, caricato il telefono e quindi si è spento. Così. Ma lo vogliamo a Paoluccio? No, a proposito di chi va e viene. Ma giù Paoluccio era Paoluccio, cioè cima verità, cioè è nata cosa giù. Cioè. Stefano, siamo passati in euro, aggiornati, Stefano. Ma è una questione affettiva. La bua è brutta, 10.936,27, ah, è più belle 1000 lire. 0,52. Hai ragione. È tipo prefisso telefonico, 08. 052, nuovo prefisso di Bologna. Ecco la sa, un lombo non. Hai detto Bologna? Salutiamo. Un abbraccio. Ciao a tutti. Mo ti chiama. Ciao Carmi. Per la quinta volta. 52, la metà di 104, ci fa notare Michele Boffardi. Non fa una piega. Non fa una piega. Oh, lunedì prossimo torna il Tatan con i suoi protagonisti, perché Antonello Nocera per due lunedì di fila non ha partecipato e lunedì prossimo, caro Buffardi, finisce la squalifica, è stato squalificato per due turni dal conduttore, però credo che adesso possiamo essere clementi e quindi richiamarlo nei nostri studi. Il ricorso l'ho presentato io. E quando si discute? L'abbiamo discusso poco fa, è stato accolto. Perfetto. A posto. Allora, ufficiale, che Antonello Nocera lunedì sarà nei nostri studi, lunedì prossimo. Hai chiamato alla FIGC. La commissione era composta da me e Charlie D'Agosto, quindi... Inattaccabile, allora. Giudizio inattaccabile. Perfetto. Va buona. Ragazzi... Comunque ognuno di voi vedesse da qualche parte se c'è copia di qualcosa da poter restituire, perché è caro. Alfonso è preoccupato, non dorme stanotte. Devo primo consiglio, no, che non mi chiama. Poi sono solo mezzanotte meno un quarto, Carmine. A tutto non fai ora, tempo. No, perciò dico, solo c'è stato tempo, è solo mezzanotte meno un quarto. E oggi? Io credo che... Ah no, pensavo che Ciccio stesse preparando qualche cosa simpatica per chiudere, no? Calma! Era per chiudere una cosa simpatica, potesse essere una macchina che ci volta sotto. Sì. Bravo, poi suffiecci un tram da trance a dove. Picerno, Boffardi è geloso, ha detto che devi chiamare anche a lui. Invitatelo, mandate su link. No, la chiama tu a telefono, non nelle... Ma ci me l'avete chiamato tu e Boffardi? La scienza si interroga, potessimo sostituire cosa a Kabul tutte e tre. Saremo in diretta da Futuranza, per chi non l'ho ancora capito, la trasmissione di venerdì la facciamo in diretta dall'amico Vincenzo D'Andria, che ci ha seguito anche stasera.
mi raccomando, Valerio. Io non so che cosa dire, io non saprò cosa dire, però io vorrei un chiarimento da Michele Boffardi. Lo invito, Valerio, quando dice 7-7. Ma perché ho avuto delle spalle che prima mi ricevano una cosa e poi non hanno fatto nata. C'è da dire. È giusto così, giusto così. No, però giusto comunque, insomma, al di là dell'incazzatura iniziale, il contraddittorio andava fatto, anche perché poi a un certo punto lui ha virato da Marpione che pensava di essere e ha cominciato, non volendo parlare con te, ha chiamato in causa Ciccio l'articolo. Quando ha capito che non poteva, perché aveva fatto una cazzata enorme, era entrato tardi, avevamo scoperto che aveva parlato di là, poi ha chiamato Ciccio a parlare. Quindi a quel punto è là che si è scatenata un po' di cazzata ed era anche giusto che Ciccio replicasse. Quindi insomma, vabbè, ma da tanti piccoli particolari poi si capiscono anche, insomma, no, quanti peli tu possa avere. Per cui, insomma, pure questo fatto di aggiustarsi il ciuffo continuamente, insomma... Ragazzi, insomma, la psicologia beato lui che può farlo, beato lui che può farlo. Ha potuto la passo un domolo, tu fai più veloce. Scusa, tu Ciccio, Fons, io. No, guarda, non ragazzi, scherzare. Guarda che, se i problemi finiscono incolpando me e dicendo che io ho detto cose non vere. Come sempre, come sempre. Come sempre, sia lodato il Signore degli Anelli. Va bene così. Io faccio tifo per la nostra vita. Scusami, anche il Signore dei Cinque. Problema. Mi sta bene, mi elimino e la nostra vita arriva in Champions League. Quindi ti autosospendi. Mi autosospendo, bravo. Sei attenta. Hai visto? Pensate alla salute. Buonanotte. Buonanotte. Salutiamo, a 2 ore e 45 di diretta credo che possano essere più che sufficienti, no? Ci vuole allora un coraggio ad ascoltarci per tutto questo tempo. Cominciamo a ringraziare il conduttore del Tatan, Francesco Buffardi, che si è sottratto, auto-escluso, esatto. Lunedì tornerà, autosospeso, perdonatemi, lunedì tornerà decisamente in cabina di regia, speriamo anche insieme ad Alessia, speriamo anche insieme a Gianluca, speriamo anche insieme a Ponte. Scusami Valerio, io penso che lunedì sera, dopo il derby con il San Marzano, sarebbe d'obbligo avere come ospite Giuseppe Lanzara. Sì. Tra l'altro Giuseppe Lanzara, che è insieme a me abbastanza vicino alla Casollese, anche noi abbiamo un derby, proprio sabato, calcio a 5 contro il Cicalesi e bisogna capire se riusciamo a giocarlo. Ho capito, no, io ho detto un'altra cosa, derby, ho detto che il calcio a 5 non ci interessa. E a me sì, scusate. Dico l'ultima volta sono stato a San Marzano, ci giocavamo il campionato noi con la porta sotto e San Marzano e vincemmo 3-0. Eravamo allenati da Checco Esposito. Allora, nel frattempo Buffardi dice che le prendiamo nel derby con Cicalesi. Attenzione! Ragazzi, era un dalla regia. Sì, eccola. Antonello conferma la presenza per lunedì, ma bisogna trovare prima il suo contratto. Direttore d'amico, mi ha spiazzato Antonello, non saprei come fare onestamente, non saprei. Vabbè, noi siccome giochiamo con San Marzano lunedì sera potremmo fare richiesta all'Anzio pure se ci presta Buat per una ventina di minuti. Potrebbe essere, però sabato ci serve, non lunedì, serve sabato. No, ci mettiamo il pomarolo dentro il Buat. Appunto, era bravo, insomma, voglio dire, no, lo mettiamo, prima giochiamo e poi lo imbuattiamo, insomma. Imbuattiamo. Va bene così, ragazzi. Mettiamo su eBay. Peppe Lanzara, tu non rispondi a Michele Boffardi che scrive Forza Cicalesi, mi sarei aspettato un Forza Casollesi da parte tua, ma va bene uguale. Scherzi a parte. Casale Nuovo. Scherzi a parte, c'è il derby al Palacoscioni, bisogna capire un attimo se in contemporanea hanno cena San Marzano, quindi quest'anno il calcio a 5 è stato seguito abbastanza, quale occasione per
guardare anche il futsal oltre al calcio a 11, sperando che sabato il San Francesco sia aperto e quindi tutti i tifosi molossi possano essere allo stadio a sostenere la Nocerina, ma sperando di non giocarlo in contemporanea, o se dovesse essere chiuso lo stadio, davvero l'alternativa potrebbe essere quella di far divertire ancora di più questi ragazzi che stanno, che poi si giocano i playoff. Io personalmente mi auguro che si disputi alle 18, perché vorrei vederlo. Però c'è la contemporaneità delle ultime due giornate, mi sa che diventa un po' complicato, sarà il Cicalesi a doverla gestire perché gioca in casa, ma vabbè, poi lo capiremo nei prossimi giorni, capiremo cosa succede. Allora, io stavo facendo i saluti, ho salutato il buon Francesco Buffardi, ringrazio ancora una volta Peppe Caccavallo per la sua presenza nei nostri studi e ringraziamo l'ufficio stampa dell'Angri, qualora ci stiano ancora seguendo, che ci ha concesso la possibilità dell'intervista, tutti gli ospiti che si sono alternati, Marco Stile che ci ha abbandonato prematuramente, Alfonso Picerno, Carmine Apicella, poi chi... ci ha abbandonato prematuramente, sì. Oh. È finito il contratto, è finito. E poi a chi è rimasto reduce fino alle 23:51, Lorenzo, grazie. Grazie a voi. Francesco, hai fatto anche da velina stasera. È sempre un piacere, forza Nocerina sempre, come dice Carmine. Ciccio Cuomo, grazie per l'invito. Grazie a te per l'invito, io vorrei ringraziare caldamente l'ufficio stampa dell'Anzio e tutti i dirigenti, presidente e figlia. A buon rendere. A buon rendere, anche perché buon ieri ci sono arrivate le distinte, c'è arrivato un numero di doppie ieri in tribuna stampa grazie all'ufficio stampa dell'Anzio, che potevamo coprire tutto lo stadio per quanto erano abbondanti, quindi ringraziamo, anche in questo senso ringraziamo. Chiudi tu, Cuomo? No, chiudo io. Allora, forza Nocerina sempre. No, io parlavo tecnicamente capo chiuri, ma avrei come fa. Abbandoniamo, si chiuderà da solo. Da solo è brutto. Vabbè, allora chiudo io, se no ci accavallammo e facciamo guai. Saluto a Peppe Lanzara e a tutti quanti. Grazie, un saluto a tutti. Venerdì non saprò cosa devo dire, però seguiteci perché qualcosa magari parliamo della ricorso venerdì. Esatto, perché si dovrebbe discutere corso, venerdì, ricorso. Corso e ricorso storico. Buona serata. Buona serata a tutti e come sempre, forza Nocerina! Paresi, va! No, bravo Fabiani, si laseva! Fabiani, chi golazo! No Fabiani! Gadaleta di testa, Basanisi all'altro lato per il Battawi, e il Battawi, la scavina, la rete!